Buonasera, benvenuti in onda, buonasera Salvo. Buonasera Alessandra. E buonasera a Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, che buonasera. È venuto per rispondere alle nostre domande, che sono molte perché oggi è stata una giornata veramente molto importante, sia al Senato, che ormai siamo alle battute conclusive per la riforma, va avanti così, tutti sarà questo voto un po' agitato perché c'è stata bagarre al Senato, però insomma domani la riforma del Senato sarà varata, ma soprattutto perché oggi c'è stata una conferenza stampa molto importante del Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che ha detto delle cose che riguardavano l'Italia in particolare, e ha detto che in realtà è proprio l'incertezza delle riforme a frenare gli investimenti in Italia. Lei, Presidente, come la legge questa dichiarazione di Draghi? È un affondo, come titolano oggi un po' i siti dei quotidiani? Ma io sono totalmente d'accordo con Draghi, per cui non so se è un affondo. Se è un affondo, affondo anch'io. Il Presidente della Banca Centrale Europea, che è italiano, ma che nella sua veste di capo della Banca Centrale Europea è innanzitutto un servitore delle istituzioni comunitarie, ha detto una cosa che è sacrosanta e che è stravera. Noi abbiamo bisogno di rimettere in ordine l'Italia per poterla far diventare più competitiva. E allora è fondamentale la riforma del Senato, del titolo quinto, del modo di fare le leggi, è fondamentale la riforma elettorale, quella del lavoro, del fisco, della pubblica amministrazione, che oggi è diventata legge, della giustizia civile, e finalmente dello sblocco dei cantieri e delle sovrintendenze. Questo è il pacchetto di riforme che è il presupposto della competitività. Se ci sono queste cose, l'Italia torna a crescere e a volare. Credo che la frase di Draghi sia la migliore risposta a quelli che dicono: ah, ma perché si occupano di Senato? Ci occupiamo di riforme costituzionali e anche di tutto il resto. Ora è in voto al Senato il decreto competitività, proprio perché pensiamo che sia la premessa per far ripartire l'Italia, anche a livello economico. Perché Draghi arriva a dire c'è bisogno di una cessione di sovranità, a usare questa espressione sul rispetto alle riforme? In questo caso credo che c'entri tanto in Senato, insomma. Draghi ha detto una cosa diversa su questo. Quando ha parlato dell'Italia ha fatto notare l'importanza delle riforme, io condivido totalmente. Poi Draghi ha fatto un ragionamento più complessivo che riguarda l'Europa. E ha detto, e lì si può discutere se abbia ragione o no il Presidente della Banca Centrale, e dobbiamo discuterne nella sede dei 28 capi di Stato e di Governo, nel Parlamento Europeo e in tutte le istituzioni comunitarie, lui ha detto che bisogna andare verso una cessione di sovranità. Non ha detto che sulle riforme l'Italia deve cedere sovranità. Mettere insieme le due cose non c'entra niente. Ad onore del vero non l'ha messa insieme lui, ecco, quindi vorrei che fosse molto chiaro questo discorso. Naturalmente sarebbe affascinante stare qui a discutere, ma credo che addormenteremmo tutti sui numeri delle difficoltà, della crisi. Cioè noi abbiamo dei dati in Italia che sono dati, ahimè, ancora non positivi. Avevamo il meno 2,4% nel 2012, meno 1,6% nel 2013, siamo adesso a meno 0,3%. Che è un bel passo in avanti rispetto a prima, ma naturalmente noi vogliamo mettere il più davanti, se no che discorsi sono. Però, questo è il punto importante, alcuni dati dicono che persino paesi come per esempio la Germania, che sta molto meglio di noi, iniziano a dare dei segnali non belli. Produzione industriale giugno, Italia più 0,9. Produzione industriale giugno, Germania più 0,3. Io farei a cambio con la loro produzione industriale, vorrei essere chiaro. Però se mi avessero detto 6 mesi fa, guarda, che l'Italia avrà sulla produzione industriale il triplo della crescita della Germania, mi sarei guardato intorno sorpreso. È il segno che un po' tutta l'Eurozona deve riflettere su se stessa. E queste sono i destinatari delle parole di Draghi. Però per quello che riguarda noi, non possiamo discutere di Europa finché non facciamo le cose che da 30 anni i politici promettono, e siccome stavolta le stiamo facendo con calma, con serenità, noi prendiamo questo paese, lo prendiamo per mano e lo portiamo fuori dalla crisi. L'Italia, Presidente, è tecnicamente in recessione. Vi aspettavate questo dato oppure eravate impreparati a questo tipo di scenario? È abbastanza interessante ragionare dei dati, perché si dice che sei tecnicamente in recessione se gli ultimi 2 trimestri
hai un segno meno rispetto alla crescita. L'Italia negli ultimi 12 trimestri ha avuto 11 volte il segno meno. Però siccome nel trimestre del dicembre 2013 aveva fatto più 0,1 rispetto al mese precedente, si è detto che adesso siamo tornati in recessione. Non ne siamo mai usciti tecnicamente. Le ripeto i dati, noi abbiamo fatto più del 2% di decrescita nel 2012, più dell'1 lo scorso anno, però più che ragionare dello 0, dell'1, proviamo a capire che cosa va fatto. Il paese è finito, come dice qualcuno, con buona pace dei gufi e anche di qualche sciacallo, perché non ci sono soltanto i gufi, ci sono anche gli sciacalli. Non è così. Non è così perché l'Italia ha tutte le condizioni per continuare a essere il punto di riferimento su alcuni settori, la seconda manifattura d'Europa, l'export che comunque dà segnali interessanti. C'è una domanda d'Italia nel mondo che talvolta non prendiamo noi. 800 milioni di nuovi consumatori e noi stiamo alla finestra, dal turismo ai prodotti secondo agroalimentari. Secondo lei c'è qualcosa che si muove, ma dico le previsioni no, erano... No, c'è grande spazio per l'Italia, però sì. L'Italia deve cambiare. Però le previsioni erano più ottimistiche. Le previsioni erano molto più ottimistiche, un punto più ottimistiche, e non soltanto quelle del governo italiano, che pure noi avevamo rivisto al ribasso per prudenza. Ma il Fondo Monetario Internazionale aveva detto crescerà di più l'Italia e l'Europa. Non sta accadendo questo. E allora, più che stare a discutere, sì, però c'è l'Ucraina, sì, però c'è la Siria, sì, però c'è la Libia, proviamo a capire che cosa si può fare. Oggi un ragazzo che è disoccupato nel Sulcis ha un'occasione per trovare un posto di lavoro o no? Il mio obiettivo è quello di portarci le aziende. Abbiamo incontrato un'azienda italo-americana che deve andare nel Sulcis. Siamo convinti che a Taranto e a Piombino la siderurgia, anche a Terni la situazione è leggermente diversa, debba ripartire. Che poi la proprietà sia indiana, cinese non o cambia. Italiana, l'importante è che sia posti di lavoro. Nel viaggio in Cina che ho fatto il mese scorso, ho incontrato un'azienda che è pronta a intervenire a fare macchine a Termini Imerese. Se va via la Fiat, per quale motivo non possiamo immaginare di avere altre realtà che investono anche in questo settore? Dobbiamo però attrarre gli investimenti. Sa perché non vengono? Perché, dicono, perché ci vogliono 9 mesi per aprire una fabbrica. Sì, ci vogliono 9 mesi per aprire una fabbrica, però anche quando la apri, la loro preoccupazione è che poi ci vogliano 940 giorni per avere giustizia. Cioè, prendo proprio questo dato, perché siamo tutti dietro allo 0,1, 0,1, 0,2, eccetera. Ma uno dei dati che io riscontro tra gli investitori, o potenziali, o comunque gli interessati, è che tu gli dici, guarda, tu c'hai un sistema di giustizia civile che in Francia più o meno sono 350 giorni e vai a sentenza. In Germania hai 320 giorni e vai a sentenza. In Inghilterra hai 340 giorni e vai a sentenza. Negli Stati Uniti hai 280 giorni e vai a sentenza. Da noi sono 940 giorni. Allora, noi appena arrivati a Palazzo Chigi, non è che ci siamo messi lì convinti di avere la bacchetta magica, però abbiamo preso e abbiamo iniziato con il processo telematico civile, abbiamo chiamato e sono personalmente grato al ministro Orlando per averlo proposto e a lui per aver accettato a guidare l'organizzazione della giustizia quel magistrato Mario Barbuto che a Torino ha azzerato le pendenze. Però 5 senta, milioni Presidente, però... 5 milioni e 200 mila pendenze. Però lei avrebbe invertito, scusami Alessandra, avrebbe invertito le priorità, cioè lei ha dato la priorità alle riforme istituzionali invece che al lavoro. Oggi con questo dato avrebbe fatto il contrario. Sa quanto quando partirà il processo civile? È già partito. Il processo civile telematico è già partito. 30 giugno, però non se ne parla. Perché? Perché le priorità non sono le priorità che dà il governo, ma che dà la comunicazione nel raccontare che cosa c'è fuori e cosa no. Faccio un esempio. Oggi sono accaduti dei fatti. Riforma della Costituzione. Emendamenti finiti. Hanno fatto 7.800 emendamenti. Scommettevano che noi non ce l'avremmo mai fatta. E io vorrei dire da qui, grazie ai senatori della maggioranza istituzionale, che hanno sopportato talvolta le accuse e gli insulti. In un caso una senatrice di Nuovo Centrodestra addirittura si è fatta persino male al braccio e hanno portato a casa il voto su 7.800 emendamenti, alcuni dei quali, molti dei quali erano soltanto ostruzionistici. Uno voleva chiamare la Camera dei Deputati Gilda.
Cioè, ma no, ma quindi lei pensa che non sia stato sbagliato fare in quest'ordine? Cioè qualcuno no, dice, le rispondo, cioè, sì, le rispondo perché, a questo, però mi faccia finire su questo passaggio, Presidente. Sì, no, semplicemente perché lei diceva il processo, no, prego, però processo scusi, telematico, no, in realtà però poi la parte del processo civile è in una riforma della giustizia che è per ora annunciata. Allora, rispondo prima a Sottile e poi rispondo a No, è la stessa domanda. No, sono domande diverse, nel senso che la priorità di ciò che vale no, dipende molto anche da cosa si racconta. Oggi noi abbiamo approvato un decreto legge sulla pubblica amministrazione. Scherzando, lo posso dire, vi chiedevo in che posizione è del ranking oggi l'approvazione del decreto legge sulla pubblica amministrazione che è stata approvata dalla Camera su proposta del ministro Madia. Sta in basso, non piace. Perché non piace? Non piace perché davanti c'hai tutta una serie di altre questioni. C'hai l'Italia, c'hai la crisi internazionale, però è diventato legge. Allora, molte cose sono già partite. Io però non darà penso, la colpa ai giornalisti. No, perché voglio dirle perché il Senato è prioritario. Chiarito che la priorità della comunicazione viene molto spesso dettata per motivi che sono comprensibili e che non riguardano noi. Noi dobbiamo fare le cose, poi ad altri il compito di raccontarle. E quindi io non posso stare adesso a dire che peccato però che non mi parlano dei cantieri nelle scuole. Non è che siamo all'Istituto Luce e adesso al comune XY, però lei è allo sblocco. Lei è un grande comunicatore, Presidente. No, io penso di non essere un bravo comunicatore. Questo glielo riconoscono tutti, anche i giornalisti che fanno comunicazione. Il fatto che lo dicano i giornalisti non è che di per sé diventa vero, certo, vorrei essere chiaro. Cioè, io non penso, io penso di essere molto meno bravo come comunicatore di quello che vengo descritto. E quindi forse pensa di essere più bravo a fare? No, questo lo pensa lei, forse io sono abbastanza d'accordo con la sua opinione, dice, non parlo non di senso, però vorrei dirle, a me piacerebbe che lei dicesse ecco l'elenco dei lavori nelle scuole, perché è una cosa fondamentale l'edilizia scolastica, è il punto sul quale io mi sto giocando anche proprio fisicamente la faccia con le famiglie, e ci sarà poi un grande tema di consultazione su come riorganizzare la scuola, mi piacerebbe parlare di questo, però bisogna andare in ordine. Perché il Senato è importante? Ecco che vorrei dire perché do la priorità al Senato. Perché non avremo più 315 senatori? Questo accadrà alle prossime elezioni, se la riforma, come io credo, andrà avanti e se la riforma, molto importante, sarà votata dai cittadini. Perché il governo ha preso l'impegno, lo ha ribadito oggi in aula, che per quello che ci riguarda noi andiamo al referendum comunque. Cioè quindi noi chiediamo ai cittadini di esprimersi e quindi non è la riforma del PD o la riforma di una parte, è la riforma dei cittadini. Ma è importante non per il numero dei senatori o per l'abolizione delle province del CNEL o per il superamento del titolo quinto, cioè meno poteri alle regioni. È importante perché dimostra che non ce n'è per nessuno. Cioè dimostra che lei ha la forza politica poi di fare le altre cose. Secondo me ai cittadini, se io ho la forza politica, interessa è giusto. Dimostra che la politica per una volta non chiede i sacrifici alla gente, chiede i sacrifici a se stessa. Gli 80 euro cosa sono stati? Discussi, discutibili, quello che si vuole. Sono stati il simbolo che per la prima volta, anziché tornare dai cittadini e chiedere, si va dai cittadini e si dà. E i politici, anziché stare lì, belli bellocci, in poltrona a vedere, iniziano a tagliare loro gli stipendi, iniziano a tagliare loro le poltrone. E con questa autorevolezza morale conquistata dal lavoro faticoso dei senatori della maggioranza, cui va il mio grazie, oggi noi possiamo andare dai dirigenti, altra cosa che sta nei decreti approvati dalla Madia oggi, e dire sapete che c'è? Non soltanto c'è un tetto massimo agli stipendi della pubblica amministrazione, ma si può provare a cambiare dall'interno anche la PA. Per esempio il demansionamento nel pubblico. Tu non fai bene il tuo lavoro o devi cambiare perché c'è una situazione di crisi? E perché devi continuare a far finta di niente? Tu sei bravo, ti premio di più. L'elenco potrebbe andare avanti, non vi addormento con tutte le cose del decreto della PA che passa dalla corruzione a una cosa alla quale io sono molto legato, non se ne parla, ma il dimezzamento dei permessi sindacali. Allora, oggi il governo, il ministro Boschi sulle riforme costituzionali, il ministro Madia sulle riforme della pubblica amministrazione, il ministro Guidi che è in aula in questo momento sulla competitività, sta dimostrando che le cose si fanno. E allora io dico, ok, il dato di ieri non è positivo, lavoreremo di più, lavoreremo meglio e porteremo fuori l'Italia dalla crisi. Ma
Io ho promesso di cambiare verso, non di cambiare l'universo in tre mesi, cioè cambiare verso va bene, cambiare l'universo con un tocco magico ancora rientra nei poteri dei supereroi dei fumetti. Comunque, comunque la misura degli l'Italia. 80 euro mi sembra che il Presidente del Consiglio la difenda e non si sia pentito, e non, lei non pensi che magari era meglio come dire, privilegiare, fare un più sostanziale taglio sull'IRAP, per esempio? Mi pare la sua linea resta questa. Tema, è un tema molto interessante e apre discussioni economiche aperte, molto, molto significative. Io credo che un imprenditore oggi non ha un problema di investimento semplicemente sul 10% dell'IRAP, che pure noi abbiamo abbassato. Se anche gliela riduci del 20, ma non gli dai infrastrutture, il costo del lavoro è complicato, non riesce a investire perché ha una burocrazia allucinante, non sa quando deve pagare le tasse, gli cambiano l'IMU, la TASI, e l'imprenditore, anche se gli abbassi l'IRAP, non investe. Cioè, questa è la mia tesi, che è discutibile, la competitività dipende da un insieme di fattori del sistema paese che non sono limitati alla pressione fiscale, che comprendono anche la pressione fiscale, per carità di Dio. Dovendo scegliere, noi abbiamo detto riduciamo le tasse, e non l'aveva fatto nessuno. Uno dice, ma tu hai vinto le elezioni con gli 80 euro. No, io credo che noi abbiamo vinto le elezioni perché abbiamo detto che si può ridurre la tassa in Italia, e anche per altri motivi. Riducendo però le tasse, cos'è accaduto? Dovevi scegliere. Per me in questo momento era prioritario, è prioritario ed era prioritario andare da chi? Dal ceto medio, quello di chi fa una fatica cane e tutte le volte arriva alla fine del mese con l'acqua alla gola, quello che prende 1.100 euro. Però se devo restare proprio 30 secondi sulla questione strettamente economica, sostenere che gli 80 euro, uno può dire per me gli 80 euro non vanno bene, e altri possono dire che invece è giusto. Questo è... Però ognuno è stata abbastanza lodata quella cosa lì. Beh, insomma, ci sono opinioni diversificate, però... se diventa strutturale, certo. Lo è strutturale. Questo lo è strutturale, lo ha ripetuto molto bene il ministro Piercarlo Padoan oggi alla Camera. È così, è strutturale. Fatemi dire però, perché questo mi sembra molto, molto importante. Chi dice che gli 80 euro non hanno inciso sulla misurazione del meno 0,3%, no? Del dato del semestre, abbia l'onestà intellettuale di dire che magari non serviranno a nulla. Io penso che servano, perché vedo in faccia le persone e sono convinto che servano. Ma viva Dio, stiamo parlando di una misura che è arrivata nelle tasche degli italiani tra il 27 di maggio e il 10 di giugno. Dice, è troppo poco. Il dato è il 30 giugno. Ora, che si debba dire che il problema della mancata crescita sono gli 80 euro... Se non fosse che è una cosa seria, ci sarebbe da sganasciarsi dalle risate. Vi prego, un minimo di rispetto. Il punto fondamentale è, io gli 80 euro li ritengo un atto di giustizia sociale. E se una famiglia può permettersi una serata in pizzeria in più, credo che questo sia un elemento che, PIL o non PIL, valga la pena, perché è una scelta di civiltà in un paese come l'Italia, dove per anni... Chi aveva soldi è continuato ad andare avanti, i politici, gli imprenditori, i manager hanno continuato ad avere, i grandi imprenditori, perché i piccoli soffrono come dei cani, e dall'altro lato chi invece era in difficoltà vedeva aumentare le tariffe, le bollette, e continuava a stare in condizioni invece di sostanziale. Il problema è se dagli 80 euro e poi arrivano nuove tasse, ma lei ci ha detto che dove, non è arrivato. Però spiegatemi dove sono arrivate le nuove tasse. No, perché, se arrivano nuove tasse. No, ecco, questo è un passaggio importante. Però quella così sulla casa non è che non è, era il governo precedente, comunque la tassazione sulla casa non allora, è che non ha dato problemi. Il governo precedente ha fatto una scelta sulla tassazione della casa, che ciascuno di noi può condividere o meno, è però, stato quello che si vuole. C'è però comuni. La tassa sull'immobile non è superiore a quella del 2012 e non è una scelta che abbiamo fatto noi, quindi non sto difendendo il governo Renzi, sto difendendo il governo Letta. Poi si può discutere se sia giusto o no. Io dico soltanto che l'abbassamento delle... Noi abbiamo fatto 3 abbassamenti di tasse. 2 di questi sono abbassamenti finanziati da una riorganizzazione del prelievo, una rimodulazione. Cioè sostanzialmente si abbassa una tassa, se ne alza un'altra, che è un principio corretto, ma non posso definirlo strettamente abbassamento di pressione fiscale, perché non lo è. Faccio un esempio. L'IRAP per l'azienda, l'imprenditore che ci segue da casa, sa che l'IRAP oggi è il 10% in meno di prima del mio arrivo. Però questa diminuzione dell'IRAP del 10% che l'imprenditore sottile ha nella sua azienda, la
Sardoni, che anziché avere un'impresa va a, diciamo, utilizza gli strumenti finanziari, cioè compra azioni e vende, vede aumentare la propria tassazione dal 20 al 26. Questo tipo di attività arriva in pareggio, cioè noi abbiamo abbassato le tasse a chi fa lavoro e le abbiamo alzate a chi fa finanza, primo tema. Quindi questa formalmente è riduzione della tassa sul lavoro, però non è abbassamento della pressione fiscale. Secondo punto, abbiamo abbassato l'energia elettrica, 10% alle piccole e medie aziende, però l'abbiamo fatto rimodulando altre voci, compreso lo spalma incentivi, quindi c'è stata una discussione. Gli 80 euro sono venuti invece da operazioni di taglio alla spesa o di una tantum. Però il prossimo anno che succede? Ci sarà una legge di stabilità più pesante? Cioè arriveranno queste tasse nel 2015? No, noi riduciamo ulteriormente la pressione fiscale, perché? Perché nel 2014, essendo partiti con gli 80 euro a far data dal mese di maggio, prima busta paga 27 maggio, abbiamo fatto soltanto 8 dodicesimi, cioè da maggio a dicembre. E quindi l'operazione più o meno due terzi sono 6,7 miliardi, anzi qualcosa in più perché siamo andati comunque, diciamo, più o meno 7 miliardi. Il prossimo anno al regime saranno tra i 10 e gli 11 miliardi, quindi c'è una riduzione della pressione fiscale su base annua di 11 miliardi, tra i 10 e gli 11. Poi ci sono un po' di voci su cui dobbiamo intervenire. Vabbè, non ci sarà, diciamo, la manovra. Ci sarà la manovra di taglio alla spesa. Ecco, e qui arriviamo proprio al... Che puoi fare con il taglio alla spesa, ecco, o con il recupero di evasione fiscale. E arriviamo a un punto che è veramente centrale. Voce dove metto un miliardo di euro, dove mettiamo un miliardo di euro con la stabilità? Posso dirla? Così può dire quello che vuole. Sulla scuola. Poi... Sulla scuola, e sulla scuola questo tipo di intervento avrà un grande valore politico e simbolico. Questa è stata una scelta che abbiamo già affrontato con il ministro Giannini, con il ministro Padoan. Suo pallino, la scuola. Ma non è un mio pallino, è un pallino della gente a casa. Cioè, quando vedi i politici che parlano di edilizia scolastica e di che cosa imparano i figli a scuola e che si pongono il problema di come dare agli insegnanti un po' di stima, perché quello che manca in Italia per gli insegnanti, prima ancora dello stipendio che c'è, è la stima della società, delle famiglie. Questo lavoro che per me è fondamentale, perché, ecco, vogliamo parlare di crescita. Tra 10 anni l'Italia crescerà se avrà un sistema educativo più forte, più solido. Siccome la nostra scuola non è così male come viene dipinta, ma ha bisogno di essere aiutata e rimessa in condizioni di volare, io dico, sarò giudicato se la scuola riparte o no. Non dallo 0,1 o meno 0,1, su cui comunque sono contento del fatto che ci sono dei segnali interessanti, perché se l'è presa, io vorrei... mi scappa da ridere, perché sono uscito il giorno questa precedente, cosa dello 0,1 non le è piaciuta. No, perché succede. Vi ricordate che c'è stato una cosa, il giorno prima dello 0,1 Confcommercio ha dato i dati del consumo, mettiamola così, io non è che li sapessi i dati dell'Istat, però avevo l'impressione che fosse già un dato negativo, cioè immaginavo che ci fosse un proprio non così, non proprio 0,2, però. Insomma, vabbè, le dico che era quasi. Che io avevo questa idea, mettiamola così. Quindi Confcommercio. Quando vedo Confcommercio che dice i consumi sono passati da -1,2 a +0,6, io ero tutto felice, dicendo sapessi domani che botta ti arriva. Quindi, e invece vedevo i commenti di uno che diceva abbiamo fatto +0,6 poco. Caspiterina, +0,6 avrei messo la firma. Ecco, per dirle che non è così come sembra, però la vera sfida la fai sulla vera scuola. Sfida sulla scuola, e soprattutto c'è un problema, oggi l'ha detto proprio il ministro Padoan, che la spending review, la revisione della spesa è il centro della strategia, perché da lì prendete le coperture per tutte le cose di cui lei ha parlato fino adesso. Allora, lì c'è stato questo caso Cottarelli, e che in realtà è sembrato un po' mal posto, sembrava a un certo punto che Cottarelli volesse fare dei tagli lui e che il governo, lei e anche gli altri ministri che dicevano no, ma è la politica, anche il presidente della commissione bilancio, è la politica che deve fare i tagli. Ora è chiaro che la politica deve fare i tagli, l'impressione era che invece Cottarelli stesse dicendo perché la politica, io ho preparato tutti i dossier e questi tagli non li fa, e allora come facciamo a coprire tutte le cose di cui lei ha parlato finora? Perché non si riesce neanche il suo governo ad affrontare un tema che è così difficile come tagliare la spesa, non c'è riuscito nessuno. Noi siamo partiti in realtà dalle auto blu agli stipendi. Però andiamo sulle cose
Beh, mi perdoni, io che ammiro la simbolica, sua... No, simbolicamente sì, sono delle cose importanti le auto blu, però... Se mi fa arrivare alla virgola della frase, prego, o al verbo, penso di potercela fare. Dalle auto blu al tetto degli stipendi, alle 40.000, al 40.000 centri di spesa, che sono una cosa incredibile i centri di spesa. 40.000 centri di spesa vuol dire che ciascuno ha il suo girino di procedure, di modalità, fino alle scelte strutturali. Sa quant'è la bolletta energetica degli immobili pubblici? 5 miliardi di euro. Sa quanto spendiamo per fare i centri di elaborazione date? Più di 1 miliardo di euro. O il tema delle partecipate, che è stato affrontato nel decreto legge 66, in quello 90 e nelle discussioni di oggi di Cottarelli. Bene, questo scenario è uno scenario per il quale questo governo ha iniziato a tagliare sulla spesa. Però si è fatto abbastanza? No. Intanto è cresciuta nel frattempo la spesa, questo guardi, è la cosa che fa un po'... La spesa pubblica, il tema del fabbisogno, questo è un tema tecnico che va nei primi mesi, ma... No, la spesa corrente che è arrivata a 825, adesso non mi ricordo bene, mi sembra... Non è, però... Più o meno, più comunque o meno, è cresciuta... Allora, 825 miliardi, è ma cresciuta del 7,8%. Dipende, allora, la devi considerare anno su anno, non avrà quelle cifre lì, ma la spesa pubblica in Italia purtroppo deriva da che cosa? Da una spesa che si chiama storica. Cioè cosa succede? Il ministro Sardoni e il ministro Sottile hanno X, hanno 100 euro da spendere. Il giorno dopo non è che ci raccontano ripartendo da zero. Dicono noi vogliamo altri 12 euro, altri 7 euro, altri 5 euro. La spesa storica viene considerata sedimentata e intoccabile. E si ragiona semplicemente dei tagli, non si riparte tutte le volte da zero. Come invece si fa in un bilancio di una famiglia. Allora lei parlava giustamente di una cifra e diceva che sono... più o meno 800 miliardi 24. Di euro, qualcosa in più, ma diciamo che sono 800 miliardi che ci viene bene per fare i conti. Cosa dice Cottarelli? Cottarelli è il commissario... Gliel'ha dato i dossier, sì, poi l'ha visti i dossier, che ieri lo chiedeva nell'intervista... No, no, ma mi faccia arrivare, perché se mi mette tutte le volte poi non riesco a arrivare alla fine e divento noioso. Allora, sono 800 miliardi di euro. Cottarelli ha il compito, dal governo Letta, di fare una serie di proposte. A me se va anche più in là e dice dove si taglia, sono felice. È chiaro però che la scelta di tagliare la deve prendere non il politico, ma quello che ha la gestione della cosa. Parliamo in italiano, perché se no si parla spending review, commissario, presidente del consiglio, una famiglia. La famiglia può andare in banca per sapere quanti soldi ci sono e come viene formato l'estratto conto, ma poi sapere se il figlio deve smettere di fare musica o se la mamma non può permettersi la pizzeria, non è che decide il direttore della banca o il commercialista, decide la famiglia, il consiglio di famiglia, mettiamolo così. Ecco che è molto interessante che passi questo messaggio che con Piercarlo Paduan stiamo cercando di portare avanti, che è quello di dire, guardate, noi non abbiamo un soggetto tecnico terzo, esterno, lontano, che decide in autonomia lui che cosa si taglia o no e che ci costringe. Noi dobbiamo dire, tagliamo qui, là, sotto e sopra, perché altrimenti sarebbe semplice. 800 miliardi di spesa, diceva la Sardoni, facciamo il conto sugli 800 miliardi che dice la Sardoni. Se noi abbiamo bisogno, come abbiamo bisogno, queste sono più o meno le cifre che Cottarelli ci ha dato, di 16 miliardi di euro per il 2015, che sono tra l'altro anche la cifra che ci permette di stare ampiamente dentro il 3%, anche con una crescita non esaltante, che però invece noi speriamo che cambi verso anche lei. Bene, questi 16 miliardi basterebbe dire, il ministro della difesa taglia il 2%, i comuni tagliano il 2%, le regioni, perché su 800 il 2% è per l'appunto proprio 16 miliardi di euro. Però, secondo me, dovremmo decidere alcuni ambienti dove tagliare e alcuni ambienti dove non tagliare. Altrimenti sarebbero i tagli lineari. E altrimenti sarebbero... Oppure tu chiedi ai singoli, ragioniamo, perché alcune voci puoi fare dei tagli se fai degli investimenti. Ecco il tema della flessibilità in Europa. Sono noioso, ma facciamo un esempio. Io dicevo prima che ci sono più o meno 5 miliardi di euro di costo di bolletta, gli immobili pubblici. Se noi mettessimo 400-500 milioni sull'efficientamento energetico, quindi un costo per fare una riforma strutturale, un costo, perché dici prendo 500 milioni e li metto nell'economia reale. Questo vuol dire che lavorano i geometri, gli architetti, lavorano gli operatori tecnici, le piccole e medie aziende, c'è tutto 500 milioni che vanno sul territorio. E fai un'opera di efficientamento energetico, vuol dire vai a controllare gli infissi, metti il pannello fotovoltaico, stai attento a come viene coibetto.
tutte le questioni di riorganizzazione dello Stato, in prospettiva nei prossimi 10 anni puoi avere uno straordinario ritorno economico, perché ti si abbassa la bolletta. Però hai bisogno di 300 o 400 milioni o 500. Questi soldi qui stanno nei fondi europei. E allora che cosa dice il governo? Basta con le marchette. Basta con le marchette, perché purtroppo in Italia i fondi europei si spendono male, si spendono divisi e si spendono talvolta in una dimensione di... sai, io ti do alla sagra del tavolino, ti do 50.000 euro per fare l'organizzazione, poi vai in Polonia e hanno il 98,7% di spesa dei fondi europei. È chiarissimo. E noi 57, va bene? Senta, le va di parlare un po' di politica? Se proprio insiste. Mi piaceva più parlare di economia. No, ma poi ci torniamo. Ma poi ci torniamo. Io non c'entro, le 21.15 vado via. Ma sì, dal senso mi viene portare via. Sono 21.08, quindi vai, ancora ci abbiamo... Parliamo del patto del Nazareno. Cosa vi siete detti lei e Berlusconi? Glielo posso chiedere? Questo è abbastanza divertente perché sono... Perché glielo chiedo o divertente per ma il patto? Ma io mi diverto a far politica. Questa è la cosa bella. E vedo tanti che hanno la faccia triste... No, perché si è favoleggiato su questo patto. C'è gente che mette il broncio anche all'arcobaleno. Io sono uno di quelli che piace vivere a colori, tranquillo, sereno. Il patto del Nazareno non è un documento, cioè, dovete declassificare il patto del Nazareno. Tanto diciamo le parole giuste. Questo, il mio governo, io ne sono orgoglioso, ha declassificato gli atti dei servizi segreti rispetto alle principali stragi che ci sono state in Italia. Bologna, era qualche giorno fa, Ustica. Noi abbiamo detto, sapete che c'è? Siccome io sono cresciuto vedendo le trasmissioni, faccio un omaggio alla rete di Santoro, che allora su Rai 2 e su altri canali, continuava a parlare dei patti segreti, dei grandi misteri d'Italia. Io promisi a me stesso, quando ero piccolo, avevo 15-16 anni, che mi sarebbe piaciuto vivere in un paese senza segreti. Ora, evidentemente ci sono alcune vicende che... riguardano l'interesse nazionale. Poi ha visto Berlusconi, ha fatto un segreto, come dice qualcuno. Ma Togli dice che è un pezzetto di carta, cioè. Io non so Togli che cosa ha visto, però per carità di Dio, se l'ha visto Togli, evidentemente Berlusconi gli ha fatto vedere. Cosa ho visto io. Io ho visto che c'è il presidente di un partito che rappresenta più o meno, da quando gli va male, il 16%, quando gli è andato bene anche il 30% e di più per cento, che si chiama Silvio Berlusconi, che io non ho mai votato. E che immagino di poter dire con qualche tranquillità non voterò mai, perché non è del mio partito, non ho mai fatto parte del suo governo, non ho mai governato con lui né a livello locale né con la mia responsabilità, a cui però riconosco il fatto che oggettivamente tanti italiani lo seguono e lo hanno votato. Allora chi sono io per giudicare gli altri italiani? Io devo convincere gli altri italiani a votare per me, se ce la faccio. Ma quando poi ci sono le elezioni, io rispetto gli altri. Talvolta la sinistra questo non lo ha fatto. Talvolta la sinistra, poi Berlusconi ci ha messo del suo, vorrei essere chiaro, ma io parlo per me, diciamo non è che se le sono mandate a dire. Talvolta la sinistra ha pensato di poter non riconoscere, non Berlusconi come proprio alleato. Chi lo vuole come alleato? Siamo in posizioni diverse. Berlusconi non vuole me, io non voglio lui, siamo in posizioni di diversità politica. Però c'è un grande rispetto per il fatto che milioni di italiani lo hanno riconosciuto e votato tante volte. E allora continuare a non riconoscere che le regole si fanno insieme anche a Berlusconi, pensare che Berlusconi debba essere cacciato dal tavolo delle regole. Ma in sintesi, lei come definirebbe il patto del Nazareno, Presidente? È il patto per cui noi facciamo insieme un accordo sulle regole. Già non c'entra più su un giornale, quindi in sintesi. In sintesi è la legge elettorale che è al prima lettura alla Camera già approvata. Neanche questo c'è. Ed è la riforma costituzionale che insieme ad altri, non soltanto a Berlusconi, è stata quindi approvata. Quindi escluse l'economia e la giustizia da questo patto? Ma perché devo tornare a dire le stesse cose? Ieri abbiamo visto che ci sono incontrati il ministro Orlando, che se non sbaglio qualche giorno fa è venuto da voi, vi ha fatto vedere la riforma. Orlando, parlando con tutti, è andato da Forza Italia, non da Berlusconi, e ha detto: queste sono state sulla giustizia. E Forza Italia ha detto, non gli è piaciuto. Ma è legittimo che non le piace. Io non è che devo cercare però di avere le stesse... Però senta, le posso chiedere una cosa. Questo tema qui del patto del Nazareno, alla lunga, non rischia di creare un problema? Noi abbiamo avuto Bersani ieri, di creare un problema dentro al Partito Democratico, questo rapporto con Berlusconi, il fatto... Non so se possiamo farlo sentire che cosa ha detto Bersani. Glielo possiamo far sentire? Sì, sentiamolo. Patto del Nazareno, patto del Nazareno. Il Nazareno è la sede del PD.
di un grande partito riformista, che è il partito riformista del nuovo secolo. Non vorrei che passasse alla storia come il posto dove è venuto Berlusconi. Si parla con tutti, l'ultima parola non può essere lasciata a Verdini e a Berlusconi su nessuna cosa. Nemmeno le preferenze, perché esiste una maggioranza. Ecco, l'ultima parola non può essere lasciata a Verdini, crea un problema, cioè, proprio sulle riforme, nel partito. Ma perché dobbiamo... Allora, intanto io ho grande stima e rispetto di Bersani. Noi siamo un partito, come diceva lui, democratico. Quando ha vinto lui, io sono stato all'opposizione, ma ho riconosciuto che lui era il segretario perché lui aveva vinto le primarie. Quando ho vinto io, lui ha fatto altrettanto. E anzi, io penso che quando succederà questo meccanismo democratico, quando accadrà anche nelle altre parti, sarà un fatto positivo. Però quello che voglio dire è che per anni, prima la sinistra, poi la destra, hanno fatto le riforme da soli. La sinistra ha fatto le riforme dopo il fallimento della commissione D'Alema, 98, ha fatto le riforme per qualche voto di scarto contro la destra nel 2000-2001. Riforma costituzionale del titolo quinto, tra l'altro una riforma anche che su alcune cose noi stiamo cambiando. Poi è andato il governo Berlusconi, che ha fatto? Non soltanto ha fatto la riforma costituzionale con Calderoli per i fatti suoi, contro il centro-sinistra, ma ha fatto anche la legge elettorale. Ora, in un paese normale, le regole si scrivono insieme. Dopodiché a me mi dicono tutte le cose di questo mondo. Sono andato ad Arcore da sindaco e mi hanno detto che non dovevo andare ad Arcore. Allora ci siamo incontrati al PD, anzi Berlusconi è stato molto cortese a venire lui, quindi si è fatto un gesto di grande rispetto, io gli sono grato, dice non lo devo incontrare alla sede del PD. Se lo incontro al bar siamo incontri di nascosto, e che cavolo, decidiamo dove vedersi. Il punto centrale però è che l'Italia deve tornare, io lo dico perché siamo anche nei giorni delle vacanze, prendiamoci un po' meno sul serio? No, sul serio è pericolosa, è scivolosa. No, prendiamoci un po' meno sulle scatole reciprocamente, diamo serenità, diamo tregua. La politica non può essere tutte le volte una guerra, la politica non può essere... Noi che facciamo politica vogliamo bene all'Italia. Io sono qui non per cercare di far vincere i miei, io sono qui per cercare di portare l'Italia un pochino più avanti di dove era prima. Allora, se per far questo, sulla politica economica, Berlusconi mi critica, Brunetta mi critica tutti i giorni. Quindi, però Berlusconi invece, Verdini. Non ho mai sentito parlare bene del governo. Beh, Verdini. Berlusconi, sul dato del PIL non l'hanno attaccata, Presidente, da Forza Italia. Scusate, l'hanno attaccato da tutte le parti. Io sono disponibile a prendermi tutto, ma sul PIL attaccano me. Cioè sul PIL la persona da attaccare perché governo. No, va bene, per carità, io tutta colpa mia, mi permetta di dire, si può avere delle opinioni diverse. Brunetta ha delle opinioni diverse sull'economia e anche su molte altre cose dello scibile umano rispetto alle mie umili idee. Però quando si parla delle regole, smettiamo di vivere la politica come il luogo dove si va a cavarci gli occhi. Questo non vuol dire che non si debba rispettare anche uno stile diverso, un modo diverso. Noi siamo un partito che è diverso da quello di Berlusconi, profondamente diverso, siamo diversi da tanti altri partiti, però il punto centrale è che se smettiamo di stare a discutere e proviamo a fare finalmente le riforme che servono, poi ci possiamo ragionevolmente rincontrare ed evitare anche le larghe intese. Cioè noi abbiamo fatto l'accordo sulla legge elettorale per non fare più il governo insieme, a me sembra così banale, così naturale. Senta, e io sono una critica che non le... Sono grato a tutti quelli che stanno dando una mano a fare queste riforme insieme. Una critica che non le risparmiano neanche gli estimatori, è quella della sua capacità di fare squadra, non tanto per la squadra, ma dicono Renzi, uomo solo al comando, preferisce la solitudine, è così? Litiga con tutti, è così? Se le dico di no... Però è bello che lei vuole stare... Se le dico di sì... È una notizia, ma non è vero, che le posso dire? Che un po' spaventa, spaventa i suoi. Allora, io spaventi, è vero, non sono granché, insomma, ora che io spaventi, sono un po' ingrassato, cioè, no, però ora, dal punto da spaventare, non direi, battute a parte. Non c'è un problema di gestione della squadra? Cioè che lei si fida solo di se stesso? Questo lo puoi... Tutt'altro. Io ho una squadra della quale sono fiero, orgoglioso, una squadra che sta viaggiando bene, con tutti i limiti che noi abbiamo, con tutti gli errori. Per esempio, posso dirlo, io ho sbagliato su un paio di passaggi. Per esempio sul coordinamento dei testi normativi
sul decreto legge 91, quello competitività. Se ce la dice... Ah, ecco. No, ho sbagliato, io ho sbagliato, cioè, non so se ha sbagliato il segretario del PD o se ha sbagliato il Presidente del Consiglio. Uno dei due. Dice. Uno dei due però ha sbagliato, ora devo decidere chi dei due ha sbagliato, ma o il segretario del PD o il Presidente del Consiglio ha sbagliato perché l'abbiamo gestito non benissimo, ma l'abbiamo recuperato, poi si sbaglia sempre, però io credo che sostenere... ci sia, dovremmo anche uscire dalla dittatura dei luoghi comuni, del pensiero banale, c'è una squadra che è una squadra diversa, c'è una squadra di ragazzi giovani in tanti casi, c'è una squadra fatta di tante donne, questa è una svolta storica in Italia, una svolta straordinaria alla guida delle aziende, alla gestione di importanti ministeri, io ho citato tre atti oggi, tre atti guidati con ministeri guidati da donne. C'è una squadra fatta da persone a livello tecnico che gode della mia stima e della mia fiducia, poi possiamo migliorarla, bene, può darsi. Tutti i giorni c'è ormai un refrain, ecco, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia litigano. Sinceramente no. Rapporti non ha mai Padoan, litigato perfetto. Con Padoan, quindi. No. Un paio di volte ci abbiamo discusso, per esempio, soprattutto di calcio, ma dal punto di vista economico so che può sembrare strano, ma... la vediamo allo stesso modo e per me è molto importante sapere che le discussioni che facciamo con un professore come Piercarlo, perché Piercarlo viene da un'esperienza accademica e poi da un'importante serie di missioni internazionali sono condivise, cioè Padoan è uno di quelli che dice bisogna fare le riforme per essere credibili a livello economico, poi ti arriva Draghi e ti dice bisogna fare le riforme per essere credibili a livello economico, poi lo dice Renzi, dice Renzi lo fa tutto di testa sua, sono le stesse cose. Senta, che hanno detto Draghi e Padoan molto più autorevolmente. Però proprio volevo tornare a questo 21, punto perché 19, lei, va bene, un minuto arriva tra 8 minuti, quindi 8 minuti, quindi. 8 minuti. 8 minuti. Un se, ce li concede, se ce li concede, no, un blocco fatto, un po' più lungo per lei. Avete fatto ostruzionismo. No, sì. Tanti oggi emendamenti. Ho visto che i grillini sono andati nel banco del governo. L'unico modo che hanno per andare al governo è quello di andare nel posti. Banco. Sì, no, questa frase non piacerà ai grillini. Adesso no, ma lo dico con rispetto perché... Poi uno è stato mandato via da Grazia. Ma tirato ma scusi, mi faccia capire una però cosa. Però poi mi fa tornare lo dico con rispetto del Movimento 5 Stelle. Io ho fatto lo streaming almeno 4 volte. E ho detto parliamo, discutiamo. Ragioniamo, ma perché devi andare a fare le sceneggiate in aula? Ragioniamo, su cos'è che non sei d'accordo? Bene, possiamo approfondire il tema. È venuto Di Maio a parlare con noi, il vicepresidente della Camera, ha detto delle cose anche in alcuni passaggi per me molto ragionevoli. Perché dobbiamo andare verso lo scontro del tutto contro tutti? Vale lo stesso principio che vale per Berlusconi. Perché i 5 Stelle dicono che siete passivi. Arriva il braccio di ferro. Ma no, perdonatemi, il braccio di ferro perché? Non si chiama braccio di ferro, si chiama dibattito parlamentare. Certo, se tu pretendi che siccome sei minoranza non mi fai votare, quello non si chiama braccio di ferro, quello non si chiama neanche ostruzionismo. No, scusi, perché c'è un modo e modo di fare le cose. L'ostruzionismo è un'arma parlamentare che può essere utilizzata, ma continuare a gridare, siamo al 47esimo colpo di Stato, l'ultimo l'ha annunciato dalla Costa Smeralda, Grillo, dice siamo al colpo di Stato, era lì con gli occhiali, tranquillo, mai visto un colpo di Stato. Ieri le ha dato del gufo. Vabbè, quello è nella fase dei complimenti. Gufo però è una parola mia. C'ho il copyright. Però Grillo mi dà molto più sobriamente dell'ebete, della seconda di Renzi, detto alla Fonzi. Ma va bene, io non ho mica problemi, non mi sembra di essere uno che si offende. Dico soltanto, c'è un sacco di gente che ha votato 5 Stelle. Sta gente qua vuol cambiare l'Italia come la vogliamo cambiare noi. Perché dobbiamo... Si è votato. Bene, adesso, venite e discutiamo. Ragioniamo di che cosa volete discutere. Ma non è che se non facciamo ciò che dite voi, allora siamo autoritari del colpo di Stato. Cioè deve decidere. Cioè a un certo punto si discute, si parla, si fa. Sono 30 anni che si fanno le riforme, stavolta si fanno. Vabbè. Possono fare quel che vogliono, possono tutti, possono cercare di criticare, insultare. Ma a me hanno dato i voti i cittadini per cambiare l'Italia. E io non mollo di mezzo centimetro. Ascolto tutti, parlo con tutti, cerco di... Chi mi dice che sto sbagliando mi fa un piacere. Chi mi dice che sto sbagliando mi fa un piacere e mi aiuta, perché mi aiuta a essere diverso. Ma non puoi parlare male dell'Italia. Di Renzi parla male quanto ti pare, dell'Italia no. Se parli male di me mi fai un favore, se parli male dell'Italia sei un gufo. Senta, Presidente, c'è un tema. Lei qui è stato molto fiducioso, ha voluto dare un'immagine anche di ottimismo e anche di voglia di fare, è anche quello che ha scritto nelle lettere parlamentari.
però si legge anche, e qualcuno legge nelle parole di Draghi, ma insomma serpeggia, lei stesso in un'intervista al Corriere della Sera, lei ha esordito dicendo l'Italia non sarà commissariata, e non era nemmeno una domanda che qualcuno le aveva fatto, l'ha detto lei. Lei sente invece, proprio alla luce di questi dati, anche un clima un po' da 2011, c'è Brunetta che dice arriverà un'altra lettera della BCE, il fatto che si parli di disillusione. Lei sente, al di là dell'ottimismo che lei giustamente dal suo punto di vista sparge anche perché sta facendo delle cose, le ha messe in cantiere, cioè, però sente anche quest'aria qui? No, ma proprio... Guardi, e perché lei ha detto però, quel giorno non è... No, vado avanti, no, punto, argomento, se no diventa sì o no. No, allora, se Brunetta ha degli amici di penna a Bruxelles che gli manda le letterine, io sono contento perché c'è anche un'immagine molto, molto bella, suggestiva, tornare alla vecchia lettera, ma questa cosa qua non esiste. Cioè non esiste per un motivo molto semplice, che l'Italia ha delle condizioni economiche per le quali è molto più forte delle paure di chi o teme o sogna un default, un fallimento del nostro paese. Il paese ha un debito pubblico che è alto, nel rapporto con il GDP, con il PIL, è uno dei più alti in assoluto, e purtroppo è un rapporto che continua a crescere perché abbiamo gli interessi da pagare nonostante che abbiamo da tanti anni il surplus primario, tranne nel 2009, negli altri anni abbiamo sempre incassato di più dalle tasse di quanto abbiamo speso. Cioè l'Italia, cerco di dirla bene, l'Italia prende più soldi di quelli che spende, poi però c'ha gli interessi e con gli interessi si frega. Negli ultimi due anni abbiamo anche dovuto pagare il fondo salva stati, cioè andare a salvare per esempio paesi come la Grecia o la Spagna o il Portogallo, che poi hanno ripagato per esempio le loro banche. Mi dicono, ah ma la Spagna è messa meglio di noi. C'è una disoccupazione che è il 26%. Se volete la Spagna prendetela. Io farei il cambio della disoccupazione con i tedeschi, non con gli spagnoli. Ma questa è un'altra storia. Perché non è... E poi sarebbe interessantissimo adesso star qui ore a discutere della composizione del debito pubblico o di quanto il debito pubblico, il rapporto PIL, debito pubblico è cresciuto in questi anni rispetto agli altri paesi. Molto, molto, molto meno. Ma non è questa la sede e no, non voglio rispondere alla domanda della Sardone. Esiste il clima del 2011? No, ma non nel modo più assoluto. Esiste un problema economico e politico paradossalmente più grave, attenzione, che riguarda l'Europa. Perché nel 2011 c'era una situazione finanziaria molto difficile, ma non avevi problema Ucraina-Russia, l'ennesima crisi in Medio Oriente. Io sono molto preoccupato di Siria, Iraq e dello Stato Islamico e soprattutto sono terrorizzato dal tema della Libia. Perché la Libia, ho cercato di dirlo ai colleghi presidenti del Consiglio e presidenti della Repubblica e altri paesi, è un'assoluta priorità. Non per gli immigrati, che pure è un tema che esiste, ma perché non possiamo permetterci di avere al nord dell'Africa un paese non governato magari in mano alle milizie. Ecco perché è importante che si vada avanti sul Parlamento libico, ecco perché io sono stato in Egitto, eccetera. Il quadro economico che noi abbiamo è un quadro tutt'altro che negativo. È un quadro complicato, è un quadro dove dobbiamo dare dei criteri di serenità e di questo ripartenza. È chiaro, Presidente, abbiamo solo due minuti. Le sono parole che sono parole che io condivido dall'A alla Z, questo... ma proprio dall'A alla Z rispetto all'Italia, poi rispetto alla cessione di poteri e sovranità dei paesi europei. Lo affronteremo in altro momento. Ci abbiamo ancora un minuto e mezzo. Ce la farà a portare a casa la nomina di Federica Mogherini? È stato detto Renzi filo americano, poi è filo russo, poi è filo... Che filo è? Filo d'Ariana, no. Per me credo di sì, sì, credo di sì. Però, come dire, non è una rivendicazione di una poltrona per l'Italia. È semplicemente un complicato equilibrio, lo diciamo in 10 secondi se dobbiamo andare via. Il presidente della commissione no, se sarà... vuole restare io sì, però avete tutto il tema di Corona, non vorrei no, adesso... Corona è sulla parte sì, abbiamo però... ancora 10 minuti no, adesso tutto, no. Fermi lì, io bisogna che vada anche perché stiamo ancora in competitività al Senato e in... Guardi che Sensi poi si innervosisce se lei non resta qua, faccia dire sulla Mogherini, vi lascio lui nel senso Sensi presidente della commissione sì. Un popolare europeo quindi vicepresidente e alto rappresentante uno del Partito Socialista Europeo. Il PSE ha candidato Federica Mogherini anche perché il Partito Democratico Italiano
è il partito che in tutta Europa ha preso più voti di tutti. Siccome io chiedevo in campagna elettorale datemi la forza per andare in Europa a cambiare e anche ad essere orgogliosi dell'Italia, e i cittadini ce l'hanno data, noi abbiamo preso 11 milioni e 300 mila voti. La Merkel ne ha presi 10,6. Secondo partito la Merkel. Allora, io credo che ragionevolmente toccherà a noi. Vediamo se ci saranno dei problemi. Per adesso li ho letti molti sui giornali e non nella sede, perché quando ci siamo rivisti ho fatto scusate, leggo sui giornali che c'è qualcuno ce l'ha con noi. C'è qualcuno ce l'ha con l'Italia qui dentro? E li ho guardati. E nessuno ha detto niente. No, perché ho parlato anche in italiano col traduttore, quindi non è che non mi sono spiegato bene. Ma poi bene. Usciti dalle stanze non hanno parlato benissimo del ministro. Ma non lo so, forse con lei, perché dico quello che è rimbalzato sulla stampa. Io sono un grandissimo sostenitore della libertà di informazione, proprio per questo mai mi permetterò di giudicarla o valutarla. Io sono uno abituato a dirle in faccia le cose. Siamo lì, siamo tutti e 28, avevo letto anch'io i giornali, avevo letto che ce l'avevano tutti con l'Italia. Scusate, qualcuno ce l'ha con noi? No, lo dica, perché io sono qui, cioè, adesso ho detto venite sotto. Ma quando si va in Europa noi siamo l'Italia, Noi non siamo Cincirinella, noi siamo il paese che ha dato i natali all'Europa, noi siamo un paese che è uno dei più grandi contributori dell'Europa, noi siamo un paese che è un paese forte. Recuperiamo questo orgoglio d'Italia, ma non per fare braccio di ferro, per essere credibili. Io trovo troppi italiani nelle istituzioni europee che pensano di far carriera parlando male dell'Italia. Dobbiamo affermare il principio che l'Italia è decisiva, è fondamentale, e così come sono orgoglioso dei nostri soldati in Libano, delle nostre presenze in Afghanistan che stanno comunque rientrando, di tutto ciò che è il mondo della cooperazione o dell'export, cooperazione internazionale o dell'export in business nei paesi che ho visitato, così come sono orgoglioso di un ricercatore all'estero, fatemi anche essere orgoglioso del mio paese. Io sono il Presidente del Consiglio dell'Italia e l'Italia è un paese che è molto più grande di tutti noi tre che siamo qui e anche però di quelli che pensano di non avere il coraggio di dirmelo in faccia, magari lo dicono di nascosto. Io ho chiesto, ho guardato anche i colleghi di quei paesi che avevano, secondo i giornali, detto qualcosa. Mi hanno detto va tutto bene e quindi sono molto ottimista. E adesso alle 21.30 dobbiamo lanciare la pubblicità, perché sennò Cairo si arrabbia. Se avesse una slide dietro, visto che la prendono in giro, cosa direbbe? Cosa scriverebbe in quella slide, in un messaggio dedicato agli italiani? Sblocca Italia. Gli italiani vadano in vacanza belli allegri. Che le potrebbero dire Renzi, con le riforme non si mangia, quando ci fa mangiare qualcosa? Non è che faccio lo chef, nemmeno faccio il catering, si mangia con... Gli italiani non hanno mai mangiato per la politica, casomai i politici hanno mangiato troppo, ma gli italiani hanno sempre mangiato da soli. E la politica non deve preoccuparsi di dar da mangiare agli italiani, deve mettere gli imprenditori, i lavoratori, gli artigiani liberi di fare. Quindi bisogna semplificare, sbloccare, ecco perché lo Sblocca Italia... Il 29 agosto, ma tanto voi sarete qui tutta l'estate. Noi siamo qui, noi seguiamo. Avete il modo di parlarne tranquillamente. Nel frattempo, grazie per aver fatto la consultazione sulla giustizia. Anche questo va avanti. Il tema della scuola, il tema delle infrastrutture. C'è un sacco di cose da fare. Piano piano, una alla volta, le facciamo tutte. E senza unità nazionale, non c'è bisogno di questo. Mi pare di aver già risposto ampiamente. Grazie Presidente. Andiamo veramente in pubblicità, torniamo tra pochissimo. Allora, di nuovo in onda per commentare con osservatori di, come dire, influenti e molto, come dire, esperti quello che ci ha detto Matteo Renzi nella lunga intervista che abbiamo avuto nella prima parte della trasmissione. Allora, c'è Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, Guido Gentili del Sole 24 Ore, e in collegamento c'è Marco Travaglio, che è condirettore del Fatto Quotidiano, come tutti sanno. Buonasera anche a Marco Travaglio. Buonasera Marco. Cominciamo così, visto oggi è una giornata particolare, questa in cui Renzi è venuto qui da noi, perché a parte il Senato, però c'è un ampio, come dire, pacchetto economico che è stato ha fatto un po' la parte del leone anche della prima parte della trasmissione. Che impressione hai avuto, Marcello, sull'atteggiamento di Renzi rispetto al dato così negativo del PIL, rispetto alle dichiarazioni di Draghi? Di preoccupazione, di che messaggio ha voluto dare? Ma senti, io ho avuto l'impressione di uno che non cercava altro, sia sul dato negativo del PIL, sia sul messaggio di Draghi.
cioè non cercava altro che trovarsi di fronte a un'emergenza, che il dato dell'Istat e il discorso di Draghi oggi hanno confermato. Cioè, in fondo, io devo continuare con le cose che sapevo di dover fare, no? Cioè, e il fatto che l'urgenza sia più forte e che uno come Draghi ci dica di sbrigarci, mi va bene, cioè, mi aiuta. Mi è sembrato insomma che il messaggio che lui volesse dare andava un po' al di là delle sue parole, cioè sono qui, sono tranquillo, non sono affatto preoccupato. Da questo punto di vista, insomma, per tutto il corso della trasmissione ci è abbastanza riuscito, secondo me. Guido Gentili? Beh sì, mi è sembrato abbastanza, come dire, rilassato, però è una necessità, perché i dati economici sono quelli che sono, quindi non sono dei dati buoni. Oggi il Presidente della Banca Centrale Europea Draghi ha lanciato un avvertimento che riguarda in parte direttamente l'Italia e in parte i paesi, in particolare del Sud Europa, che hanno difficoltà a fare le riforme, e quindi è un momento particolarmente sensibile questo, perché la situazione sui mercati non è una situazione di tutto riposo. Non siamo all'estate del 2011, per capirsi, però non esiste, come ha detto nell'intervista qualche minuto fa, non c'è un'ipotesi, non c'è un rischio commissariamento, però il rischio commissariamento non c'è fino a che il commissariamento non avviene, cioè non si può dire, perché la situazione sui mercati è sempre una situazione difficile da interpretare se non nel momento in cui i fatti avvengono. Ed è una situazione non tranquilla. Il calendario dice che il governo da qui ha tempo fino al 20 settembre per aggiornare il quadro di politica economica, lo farà con la nota di variazione al bilancio, al documento di economia e finanza entro il 20 settembre. Entro il 15 ottobre dovrà presentare la legge di stabilità e lo farà a Roma, ma diciamo, copia della legge va anche a Bruxelles per l'esame in Europa. E il 15 novembre ci sarà anche, diciamo, il verdetto, come dire, annuale, diciamo, della Commissione europea sul giudizio sulla legge di stabilità. Quindi questi sono, diciamo, i tre momenti decisivi del prossimo autunno. In mezzo c'è ogni giorno la sfida sui mercati. L'Italia, come oggi ha scritto il Wall Street Journal, è la terza economia d'Europa, ma ha un altissimo debito. E in questo momento ovviamente diciamo, sotto i riflettori, l'attenzione internazionale, perché problemi all'Italia creano dei problemi all'interno dell'Eurozona. Da qui anche il monito oggi del Presidente della BCE Draghi, che vede, diciamo, le difficoltà sulla strada delle riforme e sa anche lui che oltre certi limiti non può, diciamo, spingere la Banca Centrale a sostenere la ripresa, perché sappiamo anche la dialettica con la posizione tedesca all'interno della Banca Centrale Europea, e quindi si preoccupa di come dire, allertare i governi nazionali e ha fatto riferimento puntuale anche all'Italia. Questo è un dato significativo. Ha parlato anche di incertezza sulle riforme come principale freno. Esatto. Chissà se Matteo Renzi ha convinto Marco Travaglio. Ti ha convinto, Marco? Che ne dici delle parole del Premier, che ha detto nessun commissariamento, niente tasse, non è vero che mi fido solo di me stesso? A me ha molto colpito una delle ultime frasi: gli italiani vadano in vacanza belli allegri. Io credo che gli italiani che sono in vacanza e non hanno letto i giornali, non hanno sentito i telegiornali, forse possono essere mediamente allegri, almeno quelli che in vacanza sono riusciti ad andarci. Quelli che ieri e oggi hanno letto i giornali, dubito che siano allegri. E questa esplosione di incontenibile entusiasmo, preceduta da stravaganti valutazioni che tendevano a farci capire che quel -0,1, -0,2 in fondo non è poi così malaccio, perché poteva andare pure peggio e quindi dobbiamo ritenerci soddisfatti, ricorda vagamente non l'estate del 2011, che senza dubbio era infinitamente peggiore di questa, ma quell'uscita che il partner di Renzi nel patto del Nazareno, e cioè Berlusconi, fece nel celeberrimo, famigerato vertice di Nizza, quando si presentò senza parlare con il suo ministro dell'economia Tremonti, e quando disse: ma cos'è questo pessimismo? In fondo i ristoranti sono pieni, gli aerei pure, non si trova un posto a prenotare, nemmeno con largo anticipo.
Cioè, non so, io da quando Renzi è al governo non faccio che ripetermi e ripetere, e quindi non lo dico perché ho visto anch'io i dati dell'Istat di ieri, ma siamo proprio sicuri che siamo in buone mani, perché a volte dà l'impressione di essere la persona giusta, ha delle qualità, le abbiamo sottolineate tutte, è coraggioso, è svelto, è pronto, eccetera. Altre volte c'è da rimanere attoniti, cioè sembra Forrest Gump, e quindi ogni tanto uno si domanda, dice, ma in che mani siamo? Perché se dopo i dati usciti ieri è così allegro, anzi dice allegria, tutti in vacanza, stessa spiaggia, stesso mare, uno dice, ma di che stiamo parlando? Ma in che mani siamo? Perché già uno vede la Madia e si fa dei dubbi, uno vede la Boschi e si fa dei dubbi, uno vede che le riforme le scrive con Verdini e si fa dei dubbi, poi sente pure questa cosa in vacanza belli allegri, no? E allora dice, ma siamo sicuri di essere in buone mani? Perché o siamo in buone mani oppure siamo definitivamente rovinati. Il Parlamento nei prossimi mesi sarà occupato a occuparsi di cavolate come la riforma del Senato, e, cioè di questo stanno parlando in Senato in questi giorni. Sull'economia non ci viene detto dove taglieranno, quanto taglieranno, perché taglieranno, a chi taglieranno. Beh, oggi però allegria. Padoan ha detto che i tagli ci saranno, sono uscito abbastanza sconvolto da questa intervista. Allora, Marco. C'è questo ottimismo, l'analogia regge, quella con i ristoranti sono pieni, Marcello Sorgi, siete d'accordo con Travaglio su questo, con quel Berlusconi lì? Tanto ottimista non l'ho trovato, a me è sembrato che, insomma, il quadro che lui ha descritto è un quadro complicato, cioè, l'ho trovato, per questo dicevo prima che non cercava altro che di avere meno 0,2. Cioè di avere un trovato, fattore esterno, ma, dici tu. Pensiamo per poter... se avesse avuto più 0,1, che cosa gli cambiava poco, non solo, e doveva anche vergognarsi a dire, ah guardate che cosa abbiamo fatto. Il punto più debole l'ho trovato quando si è messo lì a ragionare. La produzione industriale cresce il triplo della Germania, certo io farei cambio con la Germania, però alla fine lui cercava qualcosa che lo spingesse, no? Cioè, quello che una volta si chiamava lo stato di necessità, no? Ecco. Si trova in uno stato di necessità. Vabbè, lo stato di necessità lo agevola. Non era già da prima in stato di necessità, cioè, attenzione, il suo messaggio è cambiato, cioè... perché lui era partito con una riforma al mese, e non se ne parla ovviamente di una riforma al mese, ne ha fatta una, quella di 80 euro, adesso ne fa un'altra, questo è il primo voto sul Senato, che è il primo di 4, forse di 5, perché dovranno poi cambiare quell'emendamento su cui sono andati sotto. Però poi da 100 giorni è passato a 1000 giorni, no? Poi ha detto, ero uno sprinter, voglio fare il maratoneta. Quindi il messaggio di Renzi è molto cambiato, cioè non è più quello... Quindi dai ragione a Travaglio, in un certo senso, cioè nel senso che nella fretta di fare forse sono seguiti... Non l'ho trovato ottimista, non l'ho trovato affatto ottimista. E anche la frase andate in vacanza allegri, chiaramente è per dire non c'è una catastrofe di qui a domani. Io non credo che ci sia una catastrofe, appunto. Cioè, penso, mescolando le cose che ha detto Renzi con quelle che ha detto Padoan oggi in Parlamento, mi pare che la situazione sia sotto controllo. Naturalmente al prezzo di misure che saranno misure pesanti, come sono sempre nei paesi in cui le cose vanno male. Situazione sotto controllo, però evidentemente disoccupazione in aumento, paese fermo. Appunto, cioè, nel senso che ci sono una serie di problemi su cui intervenire immediatamente. Perché non poi... è uscito, no, dalla recessione, è anni che siamo affondati, diciamo, in questo problema e ancora non siamo usciti. Credo che manca quell'iniezione probabilmente che rimette il grande romantico. Problema di Renzi, che spiega anche secondo me il suo atteggiamento, sia la valutazione, diciamo i primi dati alla mano, perché facciamo riferimento al 30 giugno del 2014, della manovra sugli 80 euro, sul quale lui ha scommesso molto. Politicamente ha vinto la scommessa, perché sappiamo come sono andate le elezioni. Dal punto di vista economico, io adesso, se non ricordo male, mi pare che il governo aveva immaginato, e l'aveva anche scritto da qualche parte, che questa avrebbe portato a una crescita dello 0,3%, questa manovra degli 80 euro. Ora è chiaro, sono entrati, diciamo, a maggio nelle buste paghe, giugno era il secondo mese, gli effetti si vedranno, però è chiaro che
Sicuramente si aspettava un risultato molto, molto maggiore, e quindi questo spiega un po' la difficoltà in cui si trova. Lui ha scommesso molto su questa manovra. Poi tutto il resto, riforme istituzionali, manovre, non portano, diciamo, nel bilancio del dare e dell'avere dello Stato, non portano dei risultati immediati. Questo doveva portare una spinta forte sui consumi, sulla domanda, almeno nel progetto del governo, e così non è stato oggettivamente. Però attenzione, pochi giorni fa, c'era su tutti i giornali, no? Abbiamo celebrato il 7° compleanno della crisi economica, no? Cioè sono 7 anni che c'è questa crisi. Sì. 7 anni vuol dire dal 2007. Nel 2007 al governo c'era Prodi, poi nel 2008 è arrivato Berlusconi, poi nel 2011 è arrivato Monti, nel 2013 è arrivato Letta, nel 2014 è arrivato Renzi. E ogni premier diceva l'anno prossimo la crisi finisce, no? Sì, oppure ci sarà una ripresa. Tutti questi governi hanno sbagliato le previsioni. Questo mi sembra un tema. No, nessuno di questi governi è riuscito, oltre a sbagliare le previsioni, a affrontare la principale delle misure che si proponevano, cioè il taglio della spesa pubblica. Cioè gran parte dello sbilancio nostro è determinato da questo costo enorme di spesa pubblica, che continua a salire. Cioè l'unico dato di cui Renzi non ha parlato è quello che la spesa pubblica, che riguarda la spesa pubblica e che continua a salire. No, veramente oggi ne ha parlato, e però la cosa curiosa è che ma viene... Non ha detto che aumenta, lui ha detto che lavoro riduce. No, noi gli abbiamo detto che è aumentata e il punto è che Renzi in realtà continua a rivendicare il fatto che spetta alla politica decidere, però poi è la decisione che Cottarelli rimprovera alla politica di non prendere. E poi questo problema del mancato taglio della spesa pubblica, o comunque del mancato arresto della crescita della spesa, si riflette direttamente sulle possibilità di abbassare le tasse, perché altrimenti sulle tasse ragioniamo con dei piccoli, come è stato fatto, con dei piccoli aggiustamenti, ma non si potrà mai fare una manovra veramente significativa su questo fronte se non si metterà un freno alla spesa pubblica. Tra l'altro si parla tanto di pareggio di bilancio. Ma il pronostico che fai, poi dopo vado da Travaglio, il pronostico che fai da esperto, un giornalista di Sole 24 Ore, un giornalista economico, sul fatto che questo governo poi, perché oggi è il cuore, Padoan ha detto che è al centro della strategia del governo, la spending review, tutte le coperture sono affidate a quello, pensi... Padoan ha detto che bisogna recuperare 3 miliardi nel 2015, 7 mi ricordo nel 2016, lo deve fare per forza Renzi, e 10 o nel 2016. No? Certo che devono fare qualcosa, perché altrimenti se no scatta la clausola di salvaguardia, significa che si tagliano le detrazioni fiscali. Ora è chiaro che sulle detrazioni fiscali, che è un monte molto importante dal punto di vista delle cifre, sono 250 miliardi se non ricordo male, c'è molto da tagliare, però bisogna vedere che cosa si taglia sulle detrazioni fiscali, perché poi si rischia ovviamente di far crescere la pressione fiscale in questo modo. Quindi è un passaggio molto delicato, e ha ragione Renzi a dire è la politica che deve decidere. Però, infatti è questo che vogliamo chiedere anche a Marco Travaglio, se è la politica che decide, perché non decide di tagliare allora, Marco? Ma sai, quando si dice tagliare vuol dire andare a incidere sulla carne viva delle persone, quando elimini i famosi sprechi vuol dire che qualcuno che oggi mangia domani non mangia più, i tagli significano perdita di consenso, e per uno che ha vinto le elezioni regalando i soldi certamente toglierli non è facile. Non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo che vince le elezioni regalando i soldi, ma poi quei soldi si pagano. L'8 aprile Renzi ha dichiarato: con la previsione sulla crescita nel DEF allo 0,8%, ci sono stime dettate da estrema prudenza e aderenza alla realtà. Spero che saranno smentite in positivo, cioè gli sembrava un po' riduttivo un più 0,8 del PIL a fine anno. Il risultato è meno. Quindi è stato smentito in negativo, ha sballato clamorosamente le previsioni lui e quegli altri geni che ci sono stati decantati prima nell'intervista. Io mi aspettavo una qualche autocritica, non per quell'errorino che ha ammesso alla fine, per avere sballato clamorosamente i conti, che dimostrano che ha sballato clamorosamente la ricetta. E stasera, invece di dirci la cura non ha funzionato, la cambiamo, ci ha detto che la cura non ha funzionato, continuiamo con quella cura.
Questo è quello che ci ha comunicato, più veloce e più determinati che mai sulla stessa linea, che sarebbe quella della riforma del Senato e di questa riforma elettorale che lui decide nelle segrete stanze con Berlusconi, e facendo così tira un freno a mano sulla possibilità di andare a recuperare i soldi laddove ci sono, con leggi contro l'evasione fiscale e contro la corruzione. Una delle cose che è stata detta oggi da Draghi è che bisogna intervenire sulla giustizia per renderla più spedita, civile e penale, che nessuno verrà mai a investire in Italia quando sa che appena mette una fish per una gara, i suoi concorrenti italiani hanno barcate di fondi neri nell'unico paese del mondo occidentale dove il falso in bilancio non è un reato ma una virtù, quindi non vengono da noi a investire e non ci vengono nemmeno perché la giustizia civile dura quanto sappiamo. Queste riforme, finché c'è Berlusconi nella SPA del governo, non si faranno mai, sappiamo benissimo. Quindi Renzi continua pervicacemente a battere la testa laddove l'ha già battuta, e questo è quello che è preoccupante. A me era piaciuto molto qualche settimana fa quando aveva dichiarato: io se fallisco non cercherò alibi. Io non andrò dagli elettori a dire è colpa degli altri se non ci sono riuscito, dirò è colpa mia. Stasera ha fatto esattamente il contrario, colpa dei gufi, colpa dell'opposizione che fa l'ostruzionismo, la Germania va peggio di noi o comunque va male anche lei, i governi precedenti che hanno lasciato delle eredità non tanto belle, i giornali che non parlano dei mirabolanti successi del suo governo e... esattamente quello che hanno fatto tutti gli altri premier, era sempre colpa di quelli di prima, era sempre colpa della stampa, ma questa volta se a cambiare verso non è lui e continua nelle riforme sbagliate o inutili come quelle che sta facendo e rinvia quelle utili di cui si stava parlando in studio, a cominciare dai tagli delle spese improduttive e dal recupero di enormi risorse che può derivare da una lotta seria e draconiana all'evasione fiscale e alla corruzione, noi non usciamo. Ma questo annuncio che ha sbagliato direzione, ha sbagliato agenda e cambia verso, noi questa sera non l'abbiamo sentito. È per questo che io ho trovato molto preoccupante l'intervista che abbiamo appena finito di sentire. Che lui ha detto che non, l'agenda in realtà l'ha difesa moltissimo. Però Marco Travaglio ha evocato la questione politica del rapporto con Berlusconi del patto del Nazareno. Non so se vogliamo far sentire, se è pronto il contributo. Avevamo intercettato oggi Verdini a proposito di questo. Sentiamo. Del patto, vediamo che ha detto. Senatore, allora lei che è il vero deus ex machina di questo patto del Nazareno, ci può dire finalmente che cosa c'è scritto in questo patto del Nazareno? Che l'invita a cena stasera. Però Toti dice di avere visto un fogliettino con la sua calligrafia. Allora, senta Toti, no, io non scrivo. Ma ieri comunque si è rinsaldato questo patto, che cosa vi siete detti con Renzi? Abbiamo rivisto le cose che ci sono da fare. Insomma, avete parlato anche di Quirinale e di altre cose oltre che di legge elettorale. La prego, non mi faccia essere scortese. Sta spingendo per far entrare Forza Italia in maggioranza, un appoggio al governo? Se no, assolutamente. A lei non piacerebbe? Quello sarebbe che... favorito. A me andare a cena con lei, ma mi ci porta. Insomma. Allora, è la questione... prego, scusami. No, vai. Era la questione del patto del Nazareno, se alla fine non può creare danno interno. Abbiamo fatto anche a Renzi questa domanda, al partito Marcello Sorgi, ma sicuramente... nei rapporti interni. Cioè se alla fine non pesa un po' gli argomenti che usa Travaglio da una parte ma anche all'interno del partito. Ma sicuramente il patto del Nazareno... E questi incontri. Nel corso di questi mesi si è rafforzato anche perché non c'era un'alternativa. Cioè, per fare le riforme istituzionali, sono arrivati a farle, se domani votano la riforma del Senato, sono arrivati a farla con delle maggioranze molto risicate, avendo dentro Forza Italia. Cioè, il bilancio di questo periodo, di questo tormentato dibattito sulle riforme istituzionali, è stato che all'inizio sembrava che ci fossero due forni, no? Che lui potesse farle con Berlusconi o con il Movimento 5 Stelle. E adesso, se devo dire, lui non ha cercato fino in fondo un accordo con il Movimento 5 Stelle, ma non lo ha cercato perché non era praticabile. Cioè,
questo è il Movimento 5 Stelle. Siamo sicuri di questo? Beh, abbiamo assistito, quello che abbiamo visto, abbiamo assistito, lasciamo perdere all'inizio, quando lui le consultazioni di governo in cui un altro po' finiva a botte, ma i due incontri che ci sono stati incontri che abbiamo seguito tutti in streaming, molto civili, ma sostanzialmente di persone che non hanno nessun punto di intesa. La proposta di legge elettorale, siccome la riforma del Senato aveva come faccia nascosta della medaglia i cambiamenti della legge elettorale, la proposta di riforma elettorale del Movimento 5 Stelle è sostanzialmente il ritorno al proporzionale. Insomma, voglio dire, lo conosciamo il proporzionale, non è sicuramente un sistema che garantisca la governabilità, e anche quando dicevano il Mattarellum, insomma, non sapevano bene di cosa parlare. Quindi a un certo punto non c'era più l'alternativa di fare l'accordo con il Movimento 5 Stelle, e lui ha dovuto stringere con Berlusconi con questo secondo incontro, che appunto pesa come un'ipoteca politica importante sul futuro. Ora, secondo me non reggerà il patto del Nazareno ai problemi dell'economia, cioè l'autunno economico, quando si cambierà tavolo, e quindi il tavolo istituzionale non dico che sarà accantonato, ma andrà per il suo verso. Poi sappiamo che le votazioni si fanno ogni 3 mesi, quindi, e si passerà ad affrontare i problemi dell'economia. Berlusconi sostanzialmente gli ha chiesto di tornare al governo, cioè gli ha detto: noi possiamo aiutarti anche su quelle cose che sono difficili da approvare con una maggioranza di sinistra, tipo le riforme del lavoro, però tu devi trovare il modo di farci tornare al governo, e lui su questo ha detto no, lo ha detto anche pubblicamente, ha detto non si fanno governi con Berlusconi e difficilmente faremo accordi sull'economia. Su questo, diciamo, andrà incalzato, cioè terrà fede Renzi a questo impegno che ha preso, perché avere l'appoggio di Berlusconi sull'articolo 18 in cambio di portarlo al governo, insomma, non lo può fare. Poi c'è il capitolo Quirinale, che è un altro, insomma, tema che balla. Il capitolo Quirinale io non lo vedo così urgente, cioè non mi pare che sia una cosa di domani e neanche di dopodomani. Beh, insomma, oggi si leggeva che Berlusconi aveva chiesto garanzie su una possibile grazia futura, insomma, questo è un tema sul tappeto. Sì, diciamo, si leggeva, ma però risulta veramente, cioè io poi mi immagino questi incontri che cosa devono essere. Una parte è la Fiorentina e il Milan. Poi quando si va a stringere, te lo vedi Berlusconi e dice: oh, però mi raccomando, mi deve dare una mano sulla grazia. Certo che Berlusconi vorrebbe la grazia, ma mica gliela può dare Renzi, la grazia la dà il Presidente della Repubblica. Gentili, e poi andiamo di nuovo da Marco Travaglio. Ma io credo che adesso ci sarà questa approvazione, questo primo passaggio per quanto riguarda la riforma del Senato, e poi entreremo, diciamo così, nel tunnel dei problemi economici da qui alla fine del mese. E quindi troverà sponde. Ci sarà Berlusconi sembra di capire che abbia offerto una sponda su questo terreno. Il problema è per capire per fare che cosa. Cioè se per sostenerlo in una manovra per abbassare le tasse, una manovra shock come propone Forza Italia per abbassare le tasse. E quindi si devono tagliare le spese. Vediamo se sono in grado di fare un accordo su questo. Certamente Renzi ha detto, come è stato ricordato prima, ha escluso possibilità di un accordo su altri temi, e quindi a partire da quelli economici. Però credo che prenderà il sopravvento l'economia, diciamo, nelle prossime settimane, si voglia, piaccia o non piaccia, si voglia o non voglia. E quindi quello sarà il terreno davvero di confronto su cui si potrà capire che cosa vale questo patto del Nazareno, perché poi su quel tema economico, che sarà così battente anche nel rapporto con l'Europa, vediamo, diciamo, come si posizionano, diciamo, i due schieramenti. Tra poco passiamo al caso Corona, ma prima volevo chiedere a Travaglio: il soccorso di Berlusconi, secondo te, a Renzi in questo momento riguarda solo, Marco, le riforme costituzionali, oppure sul tappeto c'è anche la giustizia, come abbiamo detto prima, Napolitano, eccetera? Ma a noi risulta che il patto del Nazareno sia scritto e sottoscritto. Ma facendo finta che sia tutto verbale, il patto del Nazareno è un accordo complessivo. È un accordo complessivo che consente a Renzi di attingere a diverse maggioranze a seconda del bisogno, ma che inquina tutta la vita politica del governo e del Parlamento. Nel patto del Nazareno c'è scritto che Prodi è l'unico italiano che non potrà diventare Presidente della Repubblica, naturalmente nemmeno personalità ancora più invise al Cavaliere come Rodotà, Zagrebeschi o cose di questo genere.
In questo patto c'è scritto, oppure c'è detto, che non si fa nessuna legge anticorruzione. C'è scritto che non si fa nessuna legge contro l'evasione fiscale. C'è scritto che si fanno quelle riforme che giustamente Sorgi diceva i 5 Stelle non vogliono. E per cercare il consenso con i 5 Stelle bisogna cercare di fare delle riforme che allarghino la base della democrazia in senso orizzontale e partecipativo. Certamente se cerchi il consenso con i 5 Stelle su una riforma del Senato che manda in Senato 100 dopolavoristi che fanno i sindaci e i consiglieri regionali e gli dai l'immunità parlamentare, che non esiste nell'ordinamento né per i sindaci né per i consiglieri regionali, chiaro che il consenso dei 5 Stelle non lo trovi. Marco, se fai una legge elettorale che consente ai capi partito di nominarsi i deputati esattamente come nel Porcellum, oggi nell'Italicum, il consenso dei 5 Stelle non ce l'hai. Però scusa, ovviamente, Marco, tu dici della... La scelta di Berlusconi passa attraverso la scelta di certe riforme anziché di certe altre riforme. Però l'anticorruzione... Se siano buone o cattive per il Paese, questo lo decideranno i cittadini. Ma non pensi che la... non abbiamo tempo per un'altra domanda, era semplicemente volevo dirti se l'anticorruzione, se in realtà non pensi che tra l'autority di Cantone e le norme, un po' la legge Severino, un po' quello che Orlando comunque ha promesso di fare, invece quel settore lì non possa, come dire, quel tipo di lotta possa essere invece più efficace, non ci credi per niente? No, non ci credo per niente, credo che non avremo nessuna legge seria anticorruzione, non si può, lo schema del patto del Nazareno esclude tutta la parte questo. Della lotta alla corruzione e all'evasione fiscale che porta soldi, non è una questione moralistica o manettara, è una questione di portare soldi per andarli a prendere nelle tasche dei ladri anziché nelle tasche dei cittadini onesti, non si può fare. Dopodiché spero di essere smentito, finora non lo sono stato. La legge anticorruzione nuova col falso in bilancio dentro era pronta il 20 giugno per essere votata in Commissione Giustizia e poi in Aula. Il governo l'ha fatta saltare dicendone presentiamo una nuova. Ha riportato le lancette dell'orologio indietro di un anno e per un altro anno non se ne parla. Bisogna avere gli occhi aperti. Berlusconi non sta lì per fare finta, sta lì per davvero e quindi i suoi interessi li tutela con le unghie e con i denti. Purtroppo sono in conflitto con gli interessi degli italiani onesti. Tra poco con Marco Travaglio e la mamma di Fabrizio Corona, collegata con noi insieme a Francesca Fagnani e Marcello Sorgi, parleremo appunto del caso Corona. Tra pochissimo, dopo la pubblicità. Intanto salutiamo Guido Gentili. Grazie. Grazie a voi. Eccoci ancora in diretta in onda con Marcello Sorgi e Marco Travaglio collegato. Parliamo del caso, di un caso controverso, il caso di Fabrizio Corona. E ne parliamo collegandoci con la mamma di Fabrizio Corona che si trova collegata con noi da Milano insieme a Francesca Fagnani. Francesca. Sì, buonasera, siamo con la mamma di Fabrizio, con Gabriella Corona e con gli avvocati, con l'avvocato Chiesa, buonasera, e con l'avvocato Maris. Buonasera. Siamo qui a parlare del caso Corona anche perché Fabrizio ci ha mandato una lettera, l'ha mandata appunto a noi di Nonda, quindi era giusto parlarne, è uno sfogo lucido. Ma intanto io vorrei chiedere a Gabriella prima di tutto come sta Fabrizio e da quanto tempo non lo vede? Fabrizio non lo vedo da quasi 2 settimane. Perché adesso rifiuta anche i colloqui e in un momento di grande depressione, un momento molto down. È Fabrizio che decide di non vederla? Sì, è lui che si è un po' chiuso dentro se stesso e in un momento di grande sofferenza interiore perché si è visto per l'ennesima volta trattare molto male, nel senso che gli è stata rifiutata un'istanza che hanno fatto gli avvocati per una possibilità di affidamento e tutto questo lo ha fatto cadere in una grave depressione. Perché ecco, la novità del caso Corona è questo reato ostativo, questo 4 bis. Ce lo spiega, avvocato, in modo molto semplice e sintetico, per favore. Sì, è 4 bis perché Corona è stato condannato
dal Tribunale di Torino per il caso Trezeguet per estorsione aggravata, per avere violato la privacy di un personaggio pubblico come era Trezeguet, fotografato in mezzo alla strada, quindi violazione della privacy di un personaggio pubblico fotografato in mezzo alla strada, questo ha determinato l'estorsione, aggravata perché erano in due, perché c'è l'aggravante del numero delle persone che è stata studiata evidentemente per rendere più grave la presenza del killer di fianco all'estortore. Insomma, all'ereato ostativo a chi si dà avvocato? Ai personaggi più pericolosi, cioè? Ai narcotrafficanti, agli indanghettisti, ai mafiosi e a Corona, a quanto pare. Questo ha generato e genera un gravissimo problema, perché l'esistenza del reato ostativo impedisce l'accesso ai benefici. Mi spiega, avvocato Maris, che vuol dire per un detenuto non avere accesso ai benefici? E di che benefici parliamo? Stiamo parlando dei benefici che uno prima di tutto ovviamente si deve meritare, ma questo non è il caso di Corona, perché così hanno detto che è. Stiamo parlando di quei benefici che ti danno una speranza di vita, che ti danno un perché di vita, che ti danno un obiettivo di vita. Ma mi dice concretamente quali sono i benefici a cui non può accedere? A nessuno. Non può accedere a nessun beneficio perché quella sentenza di Torino di cui diceva il mio collega è frutto di una, al di là di tutte le supposizioni che si possono fare, e non è peccato a Gesù farle, è frutto di una interpretazione innovativa, oserei dire quasi creativa da parte dei giudici. Per cui viola un principio i principi cardine di verità e di giustizia, infliggendo una pena ingiusta nel quantum e anche nel merito. Senta, Gabriella, in molti avvertono una sproporzione tra i reati commessi da Fabrizio Corona e la pena, e soprattutto dal modo in cui viene applicata questa pena. Però finora nessun politico, e soprattutto dalla parte di quei politici tradizionalmente più critici nei confronti della magistratura, nessun politico finora ha alzato una voce per questo caso. Come mai, secondo lei? Ma Fabrizio è stato un caso in Italia. Fabrizio è stato colui quale ha pagato per un intero sistema. Per un periodo storico che è stato il periodo storico del berlusconismo, e lui diciamo che è l'emblema di quello che era quel periodo là. Sicuramente su lui sono stati dati dei giudizi morali che sono stati confusi un po' con quello che poi è stata la pena che gli hanno dato, perché gli hanno dato delle pene assolutamente ingiuste rispetto alle cose che ha fatto e non ha fatto anche. E la sinistra sicuramente non ha parlato di lui, i politici di sinistra, perché lui appunto rappresenta questo. La destra perché lui non è comunque uno che appartiene alla casta, per cui lui è un uomo libero. Cioè lei dice non c'è un ritorno di immagine positivo nello spendere una parola a favore di Corona. Francesca, diciamo una cosa prima di tornare dalla mamma, che Fabrizio Corona è stato condannato a 13 anni e 8 mesi. Ne parliamo perché? Perché Marco Travaglio, dalle colonne del Fatto Quotidiano, ha detto: ma perché non diamo la grazia a Corona? È giusto che paghi un quarantenne che non ha mai torto un capello a nessuno se non a se stesso, ovviamente. Semplifico. Prima di sentire Travaglio e tornare dalla mamma di Fabrizio Corona, facciamo il punto con Giulia De Dionigi sul caso Corona. Chi scrive che ho versato una lacrima dice bugie e lo querelo. 13 anni e 8 mesi, è questo il cumulo di condanne per cui Fabrizio Corona si trova nel carcere di massima sicurezza di Opera a Milano dall'aprile scorso, dopo essere stato arrestato il 23 gennaio 2013. In Italia la giustizia non funziona, me l'hanno voluta fare pagare. Il re dei paparazzi viene arrestato in Portogallo dopo 6 giorni di latitanza. Era scappato dopo essere stato condannato in via definitiva a 5 anni per estorsione aggravata dal Tribunale di Torino per il caso Trezeguet all'interno del filone Vallettopoli. Nel maggio 2006 Corona aveva chiesto dei soldi all'ex attaccante della Juventus per non pubblicare delle fotografie che lo ritraevano in compagnia di una donna. Come fa a dire un tribunale che io, Adriano, ho chiesto un'ingente somma di denaro quando c'è una telefonata, una registrazione di incontro dove non chiedo assolutamente soldi? Cioè... A questa condanna si sommano l'anno e 5 mesi per tentata estorsione per il caso Adriano, l'ex centravanti dell'Inter, di cui Corona aveva scatti molto personali. Poi i 3 anni e 10 mesi per bancarotta della sua società, la Coronas, l'anno e 5 mesi per detenzione di monetizzazione
visite false, 1.500 euro e ancora l'anno e due mesi per corruzione di un agente della polizia penitenziaria, grazie a cui Corona è riuscito a realizzare un servizio fotografico dalla sua cella di San Vittore. Intanto su di lui sono ancora pendenti diversi procedimenti per violazione delle misure di prevenzione cui era sottoposto prima dell'arresto e per reati fiscali. Vicino a lui, in questo anno e mezzo, sempre la madre Gabriella. Lo trattano come un criminale pericoloso. È stato pericoloso per se stesso. Corona, il bad boy, 40 anni, un'ex moglie come Nina Moric, da cui ha avuto un figlio, un ex flirt da copertina con la showgirl Belen Rodriguez, diverse linee d'abbigliamento, fiction, documentari e canzoni su di lui. Anche dalla cella 1, primo reparto, quarto piano, sezione B, dove si trova, continua a far parlare di sé. Il primo agosto, Marco Travaglio, dalle pagine del Fatto Quotidiano, ha chiesto la sua grazia. È normale, scrive, che un quarantenne che non ha mai torto un capello a nessuno marcisca in prigione accanto ai boss mafiosi al 41 bis? Marco Travaglio, hai aperto questo caso, è un caso complesso perché in realtà qui naturalmente è stata applicata la legge, però tu dici è stata applicata in un modo diverso che per altri è una questione di due pesi e due misure. Cos'è che ti ha spinto a intervenire con questo editoriale? Del quale stiamo parlando, insomma, e a riaprire il caso. Ma no, io non credo che sono stati applicati due pesi e due misure, non credo che sia produttivo. Gli avvocati ovviamente rappresentano Fabrizio Corona e quindi hanno tutto il diritto, anzi il dovere, di contestare sentenze che ritengono ingiuste. Io non mi sono messo su questo piano, mi metto su un altro piano e faccio un discorso diverso. Fabrizio Corona è un caso di una persona molto famosa ma non potente e per le persone non potenti in questi anni è stata progressivamente cambiata la giustizia, per cui c'è a rigore di legge, a rigore di norma, una giustizia per i potenti molto 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 blanda, tendenzialmente depenalizzata, e per le persone non potenti una giustizia che magari arriva coi tempi della giustizia italiana, ma assolutamente inflessibile. A me è venuto in mente il caso di Corona quando hanno assolto Berlusconi, stabilendo che non è reato, non sussiste il fatto di un'intimidazione da parte del Presidente del Consiglio che telefona da un vertice internazionale al funzionario della questura per fargli fare una cosa che mai spontaneamente avrebbe fatto, cioè rilasciare una minorenne fermata per furto. Se non c'è intimidazione in quel caso lì, io mi domando che intimidazione ci sia nel fatto che un agente di paparazzi si presenti da un calciatore dicendogli ci sono delle foto di te con una signora che non è tua moglie, se vuoi ritirarle dammi dei soldi. E quell'altro, dopo averci pensato due giorni, gli dà 25.000 euro che credo guadagnasse in 20 minuti, mezz'ora al massimo della sua giornata. Da un lato c'è un signore che fa parte del patto del Nazareno e sta riscrivendo la Costituzione, dall'altra c'è un signore che deve farsi 13 anni e 8 mesi di reclusione, di cui 5 per il fatto che abbiamo appena descritto, fatto che gli impedisce di accedere a un percorso terapeutico e rieducativo, cioè recluso in un carcere di massima sicurezza, quello di Opera, in compagnia di boss mafiosi al 41 bis. È chiaro come il sole che c'è una sproporzione, non è che c'è un giudice che ha sbagliato, perché a rigor di legge andare da uno con una foto che ovviamente lo sputtana e dirgli o mi dai i soldi o la faccio pubblicare, è chiaro che è un'estorsione. La legge poi è stata costruita in modo che chi fa una minaccia, non lo so, immaginiamoci poi la ratio di questa legge, no? È il mafioso che entra in un negozio e dice qua facciamo saltare tutto oppure paghi il pizzo. Se c'è pure il killer al suo fianco è estorsione aggravata e scatta quel reato ostativo che impedisce l'accesso ai benefici. Chi era la persona al fianco di Corona durante la minaccia? Era il suo autista, non era un killer, però la legge si fa generale, no? E quindi anche Corona ci è rientrato dentro. Per sanare queste abnormità
Contestare le sentenze serve fino a un certo punto, perché ormai sono definitive. Si tratta di accettare le sentenze, anche se le si ritiene esagerate, abnormi, eccetera. E c'è uno strumento che si chiama grazia presidenziale, che è fatto appositamente per restituire alla pena quei due criteri che sono l'umanità e la rieducazione, che sono previsti dalla nostra Costituzione. Dato che in passato è stata data la grazia a personaggi ben più pericolosi, io ho fatto nel mio pezzo il caso del colonnello americano che aveva collaborato al rapimento di Abu Omar, era latitante, non ha mai scontato un giorno di pena, mai avrebbe scontato un giorno di pena, Napolitano l'ha graziato su richiesta di Obama. Allora, se c'è un caso che merita una grazia almeno parziale, secondo me è proprio quello di Corona. Se gli levano quei 5 anni che gli impediscono la rieducazione, oltre ai 2 anni che si è già fatto, ne fa qualcun altro, fa dei percorsi terapeutici, si rende utile alla società, va avanti con le sue attività, ha fondato un giornale per i detenuti, migliora se stesso, migliora gli altri, riflette sui suoi errori, ma ha una prospettiva. Chiaro. Allora, che non è quella di passare altri 10 anni insieme ai mafiosi. Marcello Sorgi, sei d'accordo con questa iniziativa e anche con, diciamo, i risvolti, perché ovviamente ha messo molti argomenti, Travaglio, dentro questa campagna? No, io avevo letto l'articolo di Travaglio e come lui stesso ha spiegato, era un articolo a favore della grazia per Corona e contro la grazia per Berlusconi, cioè l'articolo era un articolo politico, poi la posizione di Travaglio su Berlusconi la conosciamo, lui la illustra tutti i giorni. Nel caso di Corona io credo che abbia giocato anche il fatto, cioè sono d'accordo con Travaglio sul fatto che bisognerebbe dargli la grazia per quella parte delle sentenze che lo riguardano che gli impedisce di avere misure alternative al carcere. La rieducazione. Perché Corona probabilmente ha bisogno di cure, psicologiche, forse anche psichiatriche, ha bisogno di essere riportato, diciamo, in una dimensione diversa da quella in cui si trova adesso. Detto questo, per quello che io me ne ricordo di questo caso e per quello che avete fatto vedere anche voi nel servizio, se l'era un po' andato a cercare, cioè Corona non diede mai, non dico sensazione di un pentimento, no, perché ricattare una persona perché si hanno delle fotografie che gli sono state prese di nascosto non è una buona azione, non è che... Possiamo dire che c'erano altri fotografi che lo facevano, certo, che lo facevano ai danni di persone diverse dai calciatori, certo, che non sono stati perseguiti con la stessa severità di Corona, anche questo è certo, tutto questo depone a suo favore, però mi ricordo benissimo che il comportamento... Cioè tu dici l'aspetto mediatico di Corona... Il comportamento di Corona, non fu... No, ma anche quello che lui diceva contro con i giudici. Il fatto che è scappato... Però quello forse faceva parte di un personaggio, no? Ecco, torniamo da severità Francesca Fagnani. Legata, siccome Travaglio diceva, cioè, se uno è potente e famoso la scampa, se uno è un povero disgraziato, ecco, Corona in quel momento non era un povero disgraziato, cioè era un povero disgraziato nel senso che poi non è che si era arricchito. Ma dice, però c'era un po' il guappo, però è diventato una specie di uomo simbolo. I magistrati erano un icona. Torniamo da Francesca Fagnani, perché se non sbaglio, Francesca, siete in possesso anche di un documento che ci volete mostrare, no? Sì, è una lunga lettera che appunto ci ha mandato Fabrizio Corona, e però ne potremo leggere solo alcuni passaggi. Allora Gabriella, se te la senti di leggerci. Posso prima dire una cosa? Sì, Gabriella voleva dire qualcosa, ovviamente, certo che può. Allora, tutti questi discorsi sono dei discorsi che chiaramente fanno i giornalisti, sono discorsi anche a sfondo politico. Io vorrei fare un discorso da madre, un discorso di una persona che sta vedendo il proprio figlio perire giorno per giorno a causa di una sentenza che mi dispiace in questo un po' contraddire Travaglio. Io questa sentenza la trovo assolutamente ingiusta,
è una cosa che mi indigna come persona e come donna e come madre e come cittadina, perché non è vero che non si fanno, che non si usano due pesi e due misure, si usano e come due pesi e due misure, perché mio figlio non è un criminale ed è trattato da criminale, perché gli vengono, viene bollato anche all'interno del carcere come fosse un diverso. Qualsiasi cosa si tenti di fare tramite gli avvocati viene impedita dai magistrati. Lui, pur avendo delle documentazioni che prevedono la sua, diciamo, la continuazione della sua pena fuori dal carcere, questo è stato dichiarato inammissibile. Mio figlio soffre di una grave patologia, lo dico da molti anni, anche se nessuno mi crede è così, perché ci sono i certificati medici. Mio figlio deve potersi curare e io non accetto che c'è gente che purtroppo tutti i giorni vediamo che ha ammazzato e dopo 4 anni, 5 anni se ne va ai domiciliari e fa una vita facile e bella. E mio figlio che ha fatto, ha commesso dei reati che non sono a mio parere gravi, tanti, tanto da meritare 13 anni e 8 mesi di reclusione, che poi ridotti a 9 sono sempre un'enormità per quello che ha fatto, io questo non lo posso accettare, sono assolutamente indignata e anche, posso usare una parola forte, schifata da questa giustizia che fino adesso non si sta dimostrando tale. A questo punto vorrei anche dire che mio figlio sta molto male e sono estremamente preoccupata per la sua salute, perché avendo una depressione che a volte ha i momenti up in cui si sente Dio, il superuomo, a volte ha momenti down, e in questo momento è proprio nella fase down, io sono preoccupata per l'incolumità della sua vita. Ecco, questa è una cosa che mi toglie la pace e che mi fa stare molto male, e io chiedo aiuto alle istituzioni affinché mio figlio paghi quello che deve pagare, ma fuori dal carcere, perché quello è un carcere dove ci stanno i mafiosi e i criminali, non è un posto per mio figlio, scusatemi, no, ma bravo, lo dovevo dire. Adesso sentiamo le parole, che ci ha scritto Fabrizio Corona. Questa è la lettera che ha scritto Fabrizio. Che cosa mi hanno fatto? Cosa sono riusciti a farmi? Non è giusto, è allucinante, incredibile, schifoso. Sono quasi 2 settimane che non esco più dalla cella, che non dormo più, che non vado più all'aria, che non partecipo più a nessuna attività, che non parlo più con nessuno. A malapena mangio, ho lo sguardo fisso e perso nel vuoto. Mi muovo dannatamente all'interno del mio piccolo e sporco spazio ristretto con la sentenza in mano. Continuo a rileggerla e impreco, sbatto la testa contro il muro, tiro pugni alla finestra. Ma ora, dopo anche questo, sono disposto a morire per avere riconosciuta la mia giustizia, perché sia raccontata la verità dei fatti. Oggi, anzi ieri, è toccato a me, ma domani potrebbe toccare a voi. Soltanto una settimana fa, dopo quasi 600 giorni di galera fatta, ho scoperto che non solo ero stato condannato per estorsione aggravata, ma che l'estorsione è stata fatta, secondo i giudici di Torino, con metodo mafioso. Ho fatto da incensurato 107 giorni di carcere preventivo in regime di massima sicurezza, in cella con quel Peppe Iannicelli, boss dell''Ndrangheta, bruciato vivo insieme a quell'angelo di suo nipote. E quella carcerazione mi ha rovinato la vita. Mi sono perso e sono diventato quello che voi avete creato. Non sono uno stinco di santo, è vero. Mi sono preso le mie responsabilità e, come si dice qui in gergo, mi sono fatto la galera, ma non sono un criminale, è giusto e voglio pagare per gli errori che ho fatto. Il giudice attua la legge per conto dello Stato, ma lo Stato non è una persona. Lo Stato garantisce il rispetto della legge attraverso la magistratura, non ha il dominio sulla morale privata. Le motivazioni delle mie condanne sono per me un fine pena mai. Mi hanno bollato in maniera perenne e perentoria, denigrandomi ingiustamente. La vita è una sola e non si può marcire dentro una cella costretto a non fare nulla solo perché sei antipatico o hai pestato i piedi a qualcuno di troppo potente.
non mi possono anche vietare di rieducarmi, non è giusto. E io ora dico basta, voglio giustizia e sono pronto a sacrificare tutto, anche la mia vita. Questa è la lettera della drammatica mamma di Fabrizio, Corona. Corona. Una lettera intensa, lettera di Fabrizio Corona, ovviamente letta dalla mamma di Fabrizio. Ci dobbiamo fermare per qualche minuto di pubblicità, poi torniamo tra pochissimo ancora con Francesca Fagnani, la mamma di Fabrizio, Marco Travaglio e Marcello Sorgi. Tra poco è in onda. Allora, di nuovo in studio. Marco Travaglio, vorrei chiederti molto semplicemente di commentare questa lettera così drammatica che la mamma di Fabrizio Corona ha letto in collegamento con Francesca Fagnani, la lettera di Fabrizio Corona. Insomma, molto, secondo te, anche l'impatto che un appello del genere può avere poi su un percorso concreto? Ma come abbiamo sentito, Fabrizio Corona non si reputa un innocente giglio di campo perseguitato, si reputa una persona che ha sbagliato gravemente. Aggiungo che, diciamo, con il suo atteggiamento spavaldo, provocatorio, di sfida continua, ha fatto di tutto per incattivirla la giustizia, no? Laddove per ottenere attenuanti, eccetera, di solito si cerca di piegarsi, di inginocchiarsi, di presentarsi a capo chino, possibilmente cosparso di cenere. Quindi diciamo che ha fatto di tutto, sia con le sue azioni sia col suo atteggiamento, per beccarsi quell'enorme cumulo di pena che gli tocca di scontare. Secondo me anche assecondato da tanti falsi amici che, mentre io mi ricordo, ho fatto qualche dibattito la prima volta che lui fu arrestato a Potenza, e dicevano: ah no, ma lui è una vittima, eccetera. E io dicevo: ma guardate che se continua così entra in galera e non esce più. La lettera di Fabrizio Corona è la lettera di una persona che sta pagando giustamente, ma un conto enormemente salato, assolutamente sproporzionato rispetto alla gravità delle sue singole azioni. E mi viene in mente che quella lettera potrebbero averla scritta tanti ragazzi che in questi anni hanno fatto molto carcere, magari per un quantitativo un po' superiore alla norma, di fumo, per esempio, perché in questi anni si è deciso di bastonare, diciamo, certi tipi di comportamenti privati anche, e invece di alleggerire le sanzioni su comportamenti pubblici, di personaggi pubblici molto gravi. E quindi io per questo ho detto grazia, perché la grazia non si dà agli innocenti, la grazia non si dà alle vittime della mala giustizia o degli errori giudiziari, la grazia si dà alle persone che vengono condannate, che riconoscono di avere sbagliato, magari contestano l'entità delle pene, quello è assolutamente legittimo. Ma cito testualmente, perché c'è una sentenza del 2006 della Corte Costituzionale che stabilisce quando può essere concessa la grazia, e la Corte dice che serve come provvedimento eccezionale per attenuare l'applicazione della legge penale quando confligge con il più alto sentimento della giustizia sostanziale e per garantire il senso di umanità e il fine di rieducazione della pena. A questo serve la grazia. La grazia non si dà ai santi, la grazia si dà alle persone che hanno sbagliato e sono state prese, sono state condannate e hanno cominciato a scontare la pena, come è il caso di Fabrizio Corona, che è in galera in totale da quasi 2 anni, tra carcere preventivo, arresti domiciliari ed espiazione delle sue condanne. La grazia totale, plenaria, è considerata troppo? Si dia una grazia parziale, limitata a quella sentenza di 5 anni che gli impedisce di fare un sacco di cose che potrebbero servire a lui e ad altri. Lui so che ha delle iniziative, persona mica stupida, Fabrizio Corona, ha inventato un giornale per i detenuti, ha inventato un progetto, me lo ha scritto questo in una lettera
l'altro giorno, in risposta al mio articolo, un progetto per l'informatizzazione delle carceri. È evidente che sono segnali di uno che è conscio di quello che ha fatto e sta cercando di rimediare. Purtroppo questa pena gli impedisce di rimediare facendo buone cose per altri e buone cose per se stesso con percorsi terapeutici. Per questo io credo che la soluzione di tutto sia una grazia parziale, che gli dia una luce in fondo a quel lungo tunnel che gli tocca ancora percorrere. Prima di tornare un attimo da Francesca Fagnani e dalla mamma, Marcello Sorgi, è un po' quello che dicevi anche tu. Certo, forse... Io penso che con una lettera così la grazia non la prenda, perché appunto il presupposto della grazia è il pentimento, poi bisognerebbe aver scontato anche una parte importante della pena, cosa che in questo caso non è avvenuta. E, a me è sembrata la lettera di una persona disturbata, in questo anche la mamma lo dice, cioè di una persona che probabilmente bisognerebbe far visitare, perché probabilmente non può stare in carcere, nel senso che dovrebbe stare in un ospedale, essere curato. Il problema è che non ce lo mandano. Uno che minaccia il suicidio, sì, dico non ce lo mandano, delle volte la decisione di non mandarcelo può essere rivista, però rimane il fatto che quella è una lettera in cui lui rivendica di essere una vittima di un'ingiustizia, mentre come Travaglio stesso riconosceva, purtroppo è uno che si è andato a cercare. Però forse lo chiedo anche a Francesca Fagnani e alla mamma, però insomma, Fabrizio Corona si è reso conto di essere un po' vittima del suo stesso personaggio, no? Anche nella, forse Francesca, in quel corpo a corpo che ha fatto con i magistrati per lungo tempo prima di finire in galera e vedere cumulata tutta la sua pena, no? Sì, diciamo che giro allo studio la domanda, ma la faccio anche qui, ecco, alla mamma di Fabrizio e agli avvocati, se poi le condanne esemplari aiutano la giustizia, funzionano come deterrente oppure ne minano la credibilità. Intanto, avvocato, se vuole rispondere lei. Beh, le sentenze esemplari hanno da sempre fatto solo danni. Nel caso di Corona io condivido praticamente totalmente quello che ha detto il dottor Travaglio. Penso che è vero, sì, probabilmente lui è rimasto vittima del suo personaggio, ma non c'è niente che giustifichi una condanna se non la responsabilità penale. Cioè non è che perché uno è simpatico o antipatico o perché tiene comportamenti moralmente deprecabili allora commette un reato, grazie al cielo no. La sentenza di Torino è completamente sbagliata, quella non è un'estorsione, quella non è un'aggravante, perché l'aggravante dell'autista muto non l'abbiamo ancora imparata nemmeno all'università, e quindi Corona si trova con una situazione terrificante. Questi 5 anni vanno tolti, come ha detto il dottor Travaglio, probabilmente la soluzione è quella della grazia parziale, i 5 anni vanno tolti, perché io e l'avvocato Maris abbiamo cercato in tutti i modi, ma se ci rispondono sempre no, e ci risponde no anche il Tribunale di Sorveglianza, perché non valuta che il fatto è vero, ha il vestito dell'estorsione aggravata, ma lo capisce chiunque che l'estorsione aggravata è un'altra cosa che vendere le fotografie di Trezeguet. Corona non può essere trattato peggio di uno spacciatore di stupefacenti, perché uno spacciatore di stupefacenti non ha il reato ostativo. Gabriella, si continua a parlare anche in studio del personaggio Corona, un po' dell'epopea del bandito che si è costruito addosso. Io sono sempre più scandalizzata quando continuo ancora dopo 2 anni a sentire dire che mio figlio si è comportato male, è stato spudorato tra virgolette e quindi deve stare in carcere. E allora, le sentenze ci sono, su quella di Torino, come gli avvocati, anch'io penso che è stata una ingiustizia, che non meritava questa condanna, anche perché per cose molto analoghe è stato completamente assolto, quindi c'è una discrezionalità, appunto, una cosa che non sta, c'è una dicotomia in questa cosa, ecco. Poi, è stata una condanna esemplare? Quella di suo figlio? No.
Nel senso, esemplare nel senso, oltre ai reati commessi, ha pagato anche la sua immagine, ha pagato anche l'atteggiamento da bulla. È stata una condanna perché simbolica anche, perché dovevano condannare questo ragazzo così bello e dannato, che ha dato molto fastidio e ha creato dei problemi a delle persone potenti. E quindi è successo quello che è successo. Anche Fabrizio, nella parte finale della lettera, insiste su queste persone potenti che ha toccato e che forse avrebbero funzionato da Deus Ex Machina. So che appunto non se ne vuole parlare qui, no. Però... Cioè è una cosa che si sa già, quindi non c'è niente da dire. Va bene. Va bene, purtroppo dobbiamo cedere la linea alla rete, si grazie. Fa aggiungere due cose proprio. Una cosa velocissima, avvocato, perché dobbiamo uscire. E soprattutto se vuole andare nella direzione di quello che chiedeva Francesca Fagnani. Prego. Un solo concetto, se posso esprimerlo. Sì. Allora, il problema non è una critica che gli avvocati fanno a quella sentenza di Torino. Parlavo di un'interpretazione creativa perché Corona non è stato condannato per una condotta connotata da violenza, da intimidazione della pretesa. Lo dicono i giudici questo. Non è andato là col coltello sotto la gola a dire dammi i soldi. La condanna sta che quell'illecito profitto che chiedeva, che è illecito, nasce dal fatto che quelle foto non potevano essere fatte. Perfetto, è chiaro, sono foto rubate, dobbiamo purtroppo... sono foto che violano la privacy. C'è la violazione della privacy. No, un attimo. Ci sfumano. Grazie naturalmente a Francesca Fagnani, alla mamma di Fabrizio Corona, ai due avvocati. Grazie a Marco Travaglio per essere stato con noi, a Marcello Sorgi. Noi, Alessandra, ci vediamo domani sera. Buona serata a tutti. Di nuovo in onda. Buona serata, arrivederci.